Prego di prendere posto. Grazie. Buonasera, prego di accomodarsi, do la parola al segretario generale per l'appello, grazie. Buonasera a tutti. Chitto, presente. Di Cristo, presente. Di Pietro, presente. Franciosi, assente. Leo, assente. Pagani, presente. Pastorino, presente. Perego, presente. Piano, assente. Aiosa, presente. Attanasio, assente. Bonomelli, presente. Cozza, presente. Di Stefano, presente. Ercoli, presente. Fiorino, Presente. presente. Ghezzi, assente. Lanzoni, presente. Molteni, Mario, presente. Pasquinelli, presente. Pogliaghi, presente. Recupero, presente. Rosa, assente. Valsecchi, presente. Vincelli, presente. Assessori, presenti. Caponi, assente. D'Amico, assente. La Miranda, presente. Magro, assente. Pini, presente. Titta Ferrante, presente. Torresani, presente. Consiglieri, presenti. Nove consiglieri presenti, sei assenti, la seduta è valida. La seduta è valida ed è il proseguimento della serata di ieri sera, 19 marzo 2018. Per questo motivo non verrà suonato l'inno nazionale. Si confermano gli scrutatori di ieri sera, no? Atanasio assente, Molteni, Di Pietro, Recupero. Do la parola al vicepresidente Lanzoni per la lettura dell'articolo 36 del regolamento comunale. Grazie Prego. Presidente, buonasera al pubblico. Ricordiamo che l'articolo 36 disciplina il pubblico, il comportamento del pubblico e recita così: le persone che nella parte riservata al pubblico assistono alla seduta devono rimanere in silenzio, ad astenersi da qualunque segno di approvazione o disapprovazione ed è fatto obbligo di tenere spento il cellulare. Ed è vietato filmare. Su questa frase qua, tenere spento significa in attesa che venga aggiornato, silenziato sostanzialmente. Grazie. Grazie a lei. Iniziamo questa sera la discussione generale nel rispetto dei tempi a disposizione per ogni gruppo consiliare. Tempi stabiliti in modalità di 20 minuti per ogni gruppo consiliare più 5 per ogni consigliere. Sono aperte le prenotazioni per la discussione. Ha facoltà di parola. Grazie Presidente e buonasera a tutti. Stasera ho voluto rompere il ghiaccio perché, tra l'altro, diciamo, per me non è facile intervenire sul bilancio, nel senso che sento molto il peso di questo intervento perché ritengo che la discussione sul bilancio sia una delle discussioni più importanti che noi consiglieri comunali siamo chiamati a fare.
perché, come diceva bene l'assessore Pini ieri sera, dietro i numeri, dietro le cifre che ci sono state, diciamo, date, che compilano appunto le varie colonne del bilancio, ovviamente ci sono le scelte politiche, le scelte che l'amministrazione ha messo in campo per, diciamo, sulla base delle proprie visioni strategiche. Credo quindi che sia una discussione che ci impone di prestare particolare attenzione, al di là delle diverse opinioni, delle diverse vedute, ma soprattutto per essere in grado di valutare le scelte, appunto, che l'amministrazione mette in campo, e rispetto a quello che noi come consiglieri comunali, come amministratori, pensiamo di volere per questa città. Allora, io ho sempre pensato che per redigere un bilancio ci vogliano degli elementi, ci vuole il coraggio di fare delle scelte, il coraggio di prendere delle decisioni e una capacità di progettazione e anche di visione strategica. Mi rendo conto che non è facile mettere insieme tutti questi componenti, questi criteri, non è facile perché, come si è detto anche ieri sera, amministrare una città, tra l'altro complessa come quella di Sesto San Giovanni, non è sicuramente facile. Bisogna prendere però delle decisioni, bisogna fare delle scelte. Io credo che la cosa importante a supporto delle scelte che vengono fatte sia una capacità di visione strategica della città. Devo dire che sono rimasta un pochino delusa rispetto a questo, perché, e mi assumo la responsabilità politica di quello che mi accingo a dire, mi sarei aspettata qualcosa di più da questa amministrazione, un'amministrazione nuova, un'amministrazione che si è insediata dopo tanti anni, diciamo, di amministrazione completamente diversa, perché era partita con dei presupposti di assoluto cambiamento, di volontà di cambiamento. Io sinceramente, dalla lettura soprattutto del documento unico di programmazione, questa spinta in avanti non l'ho rinvenuta, non l'ho rinvenuta appieno. Riconosco sicuramente una novità in questo bilancio, esplicitata ieri sera dal consigliere Ghezzi, che penso arriverà più tardi, dove diceva che sono state inserite, e l'aveva spiegato anche l'assessore Pini, in spesa corrente determinate appostazioni di bilancio per consentire diciamo, la certezza di effettuare determinati interventi di manutenzione della città. Una scelta che si distingue, si disallinea con le scelte fatte dalla precedente amministrazione. Allora sì, questa è una novità, lo riconosco anch'io, ci è stato spiegato bene. Mi fa piacere che quindi un principio di cambiamento rispetto alla scelta delle precedenti amministrazioni sia stata fatta. Però è una scelta un po' fine a se stessa per quello che vedo io, perché tutta la famosa luce che ieri sera richiamava il consigliere Ghezzi, sinceramente io non la vedo molto, vedo una fiammella, quello sì, però una luce che dà una visione poetica, come ha detto poi ieri sera il vice sindaco Caponi, sinceramente non la vedo. Non la vedo perché queste scelte sono scelte dell'oggi, sono scelte dell'adesso. Secondo me manca una progettazione a medio e lungo periodo. Sono scelte che vanno, siccome stiamo parlando di un bilancio di previsione collegato poi a un piano triennale delle opere, io mi aspetto, diciamo, una capacità di progettazione al medio e lungo periodo. Alcuni degli interventi che sono tradotti poi nelle cifre che il bilancio ci propone, secondo me, a mio parere, sono scelte, come dire, un po' a spot, un po' degli interventi a spot che tra l'altro poco portano alle casse comunali, ma che rispetto a delle scelte fatte invece incidono molto sul tessuto sociale, sicuramente in maniera non completamente positiva. Una per tutti, anche la scelta ad esempio della rivisitazione, dell'aumento direi,
delle tariffe dei centri ricreativi estivi. Al di là di come è stata, diciamo, condotta, mi spiace che non ci sia l'assessore alla partita, ma al di là di come è stata condotta, diciamo, la scelta e l'attuazione di questi aumenti, e anche questo è discutibile perché io credo che la forma a volte valga più della sostanza, credo che appunto questo intervento sia un intervento che poco porta di migliorie e invece lascia parecchi strascichi sul tessuto sociale. Le risorse sono sicuramente importanti perché un bilancio deve fare i conti con la cassa e partire ovviamente da lì, dal realismo. Però se non si è capaci di affrontare un po' gli orizzonti, io credo che sia difficile allora, come dire, non redigere un bilancio, ma dare una visione strategica della città e proporla questa visione strategica. Io credo, sono fermamente convinta e fautrice della politica del fare, ovviamente, rispetto a quella delle belle parole, però, come dire, deve essere supportata da una visione strategica che io non trovo. Perché dico che manca anche coraggio? Perché quello che ho sentito ripetere da più parti e da più voci è che questo bilancio è stato, cioè più di così non si poteva fare, perché purtroppo partiamo da un disavanzo di cassa, da uno squilibrio di cassa, scusatemi magari l'imprecisione, che non consente quindi grandi manovre e che quindi con le poche risorse che abbiamo a disposizione quello potevamo fare e quello faremo. Allora, è vero, diciamo, la difficoltà c'è. Mi spiace però avere sentito ieri sera dall'assessore che questa amministrazione ha adottato come principio quello del buon padre di famiglia. Quindi, nella gestione con una certa oculatezza delle risorse, rimandando, io dico, al mittente, quindi alle precedenti amministrazioni, questo grosso pesante disavanzo di cassa. Allora, io non voglio fare l'avvocato perché questa sera non mi compete questo ruolo, voglio fare il consigliere comunale. Però siccome ho avuto anch'io un'esperienza pregressa un po' di anni fa come consigliere comunale, voglio dire, ero nella posizione vostra, quindi ero in maggioranza, però mi piace dire che questo principio è sempre stato adottato da qualunque amministrazione si sia avvicendata, almeno per quella che poi è la mia esperienza, per quello che poi ho visto. Poi possiamo discutere delle scelte, assolutamente, ma non dire che voi siete bravi perché adottate un principio del buon padre di famiglia, le precedenti amministrazioni no. Io credo che la difficoltà del bilancio, non solo di questo bilancio, ma dei bilanci che comunque si sono susseguiti negli anni, io qualcuno ne ho visto, debba essere anche riferita a congiunture esogene, cioè non soltanto endogene del territorio, di una difficoltà economica, di un'incapacità di gestire la cassa, di fare delle scelte mettendole in conto capitale piuttosto che in spesa corrente. Non è solo quello. Perché io mi ricordo, ero consigliere forse da un anno, da due anni, ero andata mandata dall'amministrazione alla conferenza dell'ANCI, quindi vi parlo di quasi 15 anni fa, e già allora c'era questo grido di dolore da parte di tutti i comuni che lamentavano una grossa difficoltà nel esercitare il proprio ruolo di amministrazione, perché lo Stato ovviamente penalizzava gli enti pubblici con la mancanza di trasferimenti, con delle scelte anche rispetto alle leggi finanziarie che andavano sicuramente a incidere sulla capacità di autonomia e quindi di gestione della cosa pubblica da parte delle amministrazioni. Allora, questo per dire, per non farla troppo lunga, che le difficoltà sono date anche da congiunture esterne e sicuramente anche da scelte che le precedenti amministrazioni hanno fatto. Questo era un po' per chiarire, perché il buon padre di famiglia credo che sia un principio che anche noi consiglieri dobbiamo adottare quando facciamo gli interventi, quando cerchiamo di spiegare alla città quello che stiamo facendo, le scelte che andiamo ad assumere. Quindi io credo che la responsabilità politica, soprattutto di chi si accinge a presentare il bilancio e il documento collegato di programmazione, deve essere quella di gestire con consapevolezza ovviamente la cosa pubblica, ma di non continuare a denigrare chi c'era prima per giustificare poi magari determinate scelte poco coraggiose.
Ringrazio, devo dire, il consigliere Vincelli, perché ieri sera nella sua relazione intervento ha esplicitato e ha spiegato al pubblico presente che cos'è un bilancio comunale, come si redige un bilancio comunale, che cos'è un DUP. Lo ringrazio perché molto spesso io mi chiedo effettivamente se ai cittadini interessa sapere che cos'è il DUP, questo acronimo che tra l'altro a me non piace per niente, il documento unico di programmazione, che cos'è un bilancio, come si fa un bilancio, che cosa c'è dietro i numeri, dietro i dati, perché presi così sono piuttosto aridi, piuttosto sterili, però dietro tutto questo c'è effettivamente quello che spiegava lei, consigliere, quello che ha poi spiegato anche l'assessore, c'è la visione strategica della città, dell'amministrazione. E la conseguente politica che si vuole attuare per realizzare questi obiettivi. Allora, ribadisco, e scusatemi se la faccio, cioè mi soffermo molto su questo aspetto, secondo me questa visione strategica dal DUP io non la vedo. Devo dire che ripropone pari pari quelle che sono le linee programmatiche del sindaco, che abbiamo già discusso ampiamente in questo consiglio, quindi non mi soffermerò a lungo, però con le stesse lacune. Cioè, quello che mi dispiace è che dopo una discussione che io ho trovato estremamente interessante sulle linee programmatiche e delle argomentazioni che anche dai banchi di questa minoranza dell'opposizione sono pervenute, proprio non si sia tenuto conto di nulla. È stato riproposto il DUP pari pari, virgola per virgola, parola per parola. Non c'è stata la volontà di modificare nulla, ma lo dico con dispiacere anche nei confronti di coloro che siedono nei banchi della maggioranza, di una parte di quella maggioranza, perché neanche l'ordine del giorno da voi presentato è stato recepito nel DUP, perché infatti siete stati poi costretti, alcuni di voi, a presentare degli emendamenti, perché questo documento ha delle grandissime lacune su temi peraltro importanti per la città. Ne cito uno: il commercio e le attività produttive. Io accolgo con favore, guarda, lo dico stasera, lo dico adesso così, domani sera magari risparmio tempo, l'emendamento presentato dalla consigliera Iosa, perché non si può su una partita così importante come quella del commercio, al di là dello stanziamento in soldoni che c'è, voglio dire, quindi soldini più che soldoni, non scrivere proprio nulla. Cioè, le attività produttive viene richiamato lo sgravio fiscale per le nuove attività che si insedieranno. Perdonatemi, dov'è la novità? Mi risulta che sia stato un progetto portato avanti dalla precedente amministrazione. Quindi l'ordine del giorno io lo approvo, lo dico già ora, perché perlomeno va a completare una delle tante lacune che sono presenti in questo documento. Io credo che l'altra grossa lacuna sia data da una mancanza di confronto e di condivisione con la città delle scelte politiche che sono, diciamo, contenute nel documento di programmazione. Non mi risulta che ci siano stati passaggi nei quartieri, non mi risulta che siano state convocate, diciamo, le realtà socio-economiche del territorio, i cosiddetti stakeholder. Non mi risulta che ci sia stata questa volontà. Mi piace un'espressione contenuta sempre nell'ordine del giorno, stasera la cito, consigliera Iosa, di questo metodo bottom-up, imparato bene, cioè dal basso verso l'alto. Ma al di là delle battute, non era una battuta, era proprio perché mi aveva incuriosito questo termine. E io credo che sia fondamentale condividere con gli attori del territorio le linee programmatiche, scusate, le linee programmatiche non solo, ma il bilancio di previsione, perché dal bilancio di previsione noi dovremmo capire che idea di città vogliamo avere. E quando poi l'assessore Pini mi dice che su certe partite, vedi le politiche giovanili, vedasi le pari opportunità, le politiche di genere, non ci sono quasi risorse. E
e si chiede quindi di adottare, come dire, io dico una politica creativa per reperire queste risorse, una per tutti, cercare sponsorizzazioni. Va benissimo, perché abbiamo votato recentemente una delibera sulle sponsorizzazioni che io stessa ho approvato e accolto con favore, ma se non si condivide dall'inizio, voglio dire, con gli operatori che possono dare aiutare in questo ambito, cioè possono darci delle sponsorizzazioni, possono mettere a disposizione le loro energie, come possiamo pensare che poi dopo, voglio fare questo progetto, voglio portare avanti questa cosa, vi interessa, venite che ne parliamo. Io direi che bisognerebbe partire da prima. Mi spiace anche che, come dire, rispetto ad altre questioni, altri temi come le politiche educative, la cultura, cioè ci sia stato uno, come dire, non voglio parlare di tagli perché mi avete detto che non sono tagli, una diversa allocazione di risorse al ribasso rispetto a tematiche che secondo me sono fondamentali per lo sviluppo e per la crescita di questa città. La cultura, poi, voglio dire, è una risorsa che può diventare anche una risorsa economica. Investire in cultura vuol dire investire in una crescita della città. Abbiamo delle, anche voglio dire, richiamate nel DUP, una memoria storica da valorizzare, lo dice il documento programmatico, non lo dico io, vengono richiamate le ville storiche, viene richiamata una volontà di intervenire, di rifunzionalizzare, di reinvestire nelle ville, però io poi non lo trovo, cioè trovo tante belle parole che però non vengono tradotte nei fatti. Cioè, gli investimenti che ha citato, che quindi ha evidenziato ieri sera l'assessore, molti di questi, non li vado a rileggere, ma riqualificazione centro sportivo, palasesto, elettrodotto e altre, ad esempio riqualificazione via del Riccio, cioè sono tutti progetti che fanno capo alla precedente amministrazione, cioè di nuovo, perdonatemi, non trovo quasi nulla. Trovo, ripeto, degli interventi un po' a sé stanti, un po' a spot, che tra l'altro vanno a penalizzare anche una parte della città, ma al di là di questo, quello che mi dispiace è che sono interventi che non sono stati preceduti, secondo me, da un adeguato percorso di confronto e di condivisione, non della scelta, perché io riconosco il diritto all'amministrazione, agli assessori, al sindaco di prendere delle decisioni, perché chi amministra deve governare e ha il dovere di poi di fare sintesi e di decidere, non però, scusate, di comandare. A me sembra che ci sia questa impostazione da parte di alcuni in particolare, questo voglio fare e questo faccio, poi dopo ne parliamo, ok? Poi dopo si dice, quando ci sono le manifestazioni in città, come quella di sabato, si riconosce la capacità dei genitori di smuovere migliaia di persone, centinaia di persone, e si dice anche bravi. Però a me sembra quasi un po' una presa in giro, perché forse si potrebbe anche evitare, no? Cioè, per carità, poi manifestare l'abbiamo fatto tutti, credo, nella vita, io l'ho fatto molte volte, è sintomo di partecipazione, di attenzione, in questo caso alla nostra città, a quello che ci riguarda come cittadini. Però io credo che ci sia il dovere da parte di chi amministra prevenire certe manifestazioni. E questo parlo di condivisione, perché credo che sia un dovere di chi amministra condividere i percorsi, soprattutto da parte di chi per anni ha lamentato questa mancanza in chi li ha preceduti. E mi spiace dirlo, mi spiace, perché in questo io pensavo e pretendevo una novità da voi, avreste dovuto fare un percorso diverso, differente. Cosa che invece, guarda caso, era stata fatta dalle precedenti amministrazioni, perché le precedenti amministrazioni proprio sul bilancio convocavano tavoli di confronto. Dopodiché, ripeto, mi si può dire tanto decidevano lo stesso. Certo, decidevano sì, ma perché ribadisco quello che ho detto prima, il dovere di chi amministra è di sapere decidere, quello sicuramente. Però, come dire, un percorso di confronto, di partecipazione, visto che comunque credo che sia sempre stato uno dei vostri baluardi, la partecipazione e la condivisione con la città.
Quindi io questo, diciamo, questo vedo una forte debolezza rispetto alle problematiche e a una volontà di, come dire, divisione strategica della città. Io sinceramente faccio fatica a capire quale città, quale sviluppo si voglia dare. Se leggo le cifre, purtroppo vedo, ripeto, un forte ribasso di risorse rispetto a delle postazioni che già ho detto prima, esplicitato prima, quindi mi viene difficile, insomma, accogliere con favore questo bilancio. Io credo che forse un po' di coraggio, magari partendo anche da altre da altri ambiti, magari facendo degli studi anche su altre tematiche del territorio, su altre questioni. Ieri sera, ad esempio, abbiamo sentito le relazioni dei rappresentanti delle partecipate e ce ne sono alcune che sono perfettamente in salute, altre un po' meno, quindi magari ragionare su come rivitalizzare, su come spingere, magari rendere più produttive queste partecipate o che altro fare. Voglio dire, abbiamo votato una delibera qualche mese fa qui in Consiglio Comunale, dove perché la legge lo prevede, ovviamente bisognava rifare una ricognizione delle partecipate. Io mi aspetto di capire, di vedere questo famoso documento. C'è stato un ordine del giorno del consigliere Piano che chiedeva entro la fine di luglio di quest'anno di poter vedere che cosa questa ricognizione ha portato. Ecco, io questo credo sia importante e fondamentale per un'amministrazione, soprattutto prima di arrivare a fare delle scelte, che se no rimangono scelte, io le dico, a spot, fine a se stesse, che intervengono sull'oggi ma non sul domani e su una prospettiva di crescita di questa città. Grazie. Consigliera ha impiegato 22 minuti. No, sprecato no, scusi, ha impiegato 22 minuti. Io tenga, no, prego. Se c'è qualcun altro deve mettersi. Consiglieri? Non c'è nessun intervento? Facoltà di parola, prego consigliere. Morandi, è il Partito Democratico, eh? Questo funziona. Pronti? Allora, dalla commissione sul bilancio di 2 settimane fa e tra le righe anche dalla relazione che è stata fatta ieri sera dall'assessore, mi pare evidente che si possa chiaramente dire che questo bilancio per struttura è un bilancio assolutamente identico a quello degli anni precedenti e a quello delle amministrazioni che hanno preceduto questa giunta.
ovviamente amministrazioni di alto colore politico. Si tratta di un bilancio uguale per struttura, ovviamente non uguale per scelte politiche, nel senso che questo è stato chiaramente illustrato, è stato detto che le risorse in questo bilancio vengono convogliate in particolare su un settore che è quello delle manutenzioni e del decoro urbano più in generale, e vengono, proprio per indirizzarle su questo settore, drenate da un altro settore che è il settore appunto sociale. Detto questo, però, la struttura rimane la stessa. Il fatto che la struttura rimanga la stessa direi che è la prova provata che gridare a un bilancio non sano e gridare ai buchi di bilancio è stata finora una prova di distrazione di massa. Anche se nelle settimane precedenti è stato dato un controordine, quello di non parlare più di un buco di bilancio, ma di iniziare a parlare di un problema di cassa, di squilibrio di cassa, e tra l'altro io ricordo anche che si è votato l'anno scorso la delibera sugli equilibri di bilancio, beh, innanzitutto mi viene da dire che forse dovete iniziare a mettervi d'accordo, perché solo una settimana fa un esponente della Giunta in un'intervista rilasciata parla ancora di buchi di bilancio, e quindi forse su questo dovreste diffondere meglio il controordine che avete dato. In ogni caso è evidente a tutti quello che è emerso nella commissione di due settimane fa, che non esiste un buco di bilancio. Il segretario comunale, ovviamente onorando la sua dignità professionale di cui noi vogliamo assolutamente dare atto, ha detto che non esistono buchi di bilancio e che il bilancio ereditato, sto parlando di bilancio, è sano. Questa affermazione è vera, ma porta con sé una serie di conseguenze. Innanzitutto smentisce la campagna di odio, di disprezzo e di diffamazione che ha fatto questa giunta nei primi mesi del proprio governo e che ha alimentato con continue minacce di sporgere denunce e di fare esposti. Nello stesso tempo un'affermazione del genere smentisce anche le motivazioni con cui si chiudono i servizi o si aumentano le tariffe dei servizi comunali. E nello stesso tempo, ci tengo a ribadirlo, vengono anche smentite le motivazioni con cui questa giunta ha ridotto il salario di risultato per i dipendenti comunali, nel senso che i motivi di bilancio non erano erano e sono tuttora inesistenti. Quindi quell'azione non è stata fatta per ragioni di bilancio, ma è stata fatta per umiliare i dipendenti comunali. Questa giunta, a mio parere, a nostro parere, è fatta di amministratori totalmente incapaci di assumersi le proprie responsabilità e nello stesso tempo, aggiungo, capaci di tutto. Allora, per scelta ideologica e non per obbligo tecnico, che è del tutto inesistente, avete scelto di chiudere servizi e di aumentare le tariffe e sempre per scelta politica avete scelto di tagliare quasi 1.200.000 euro sui servizi sociali. Visto che il bilancio è sano, questo taglio si poteva e si deve, secondo noi, evitare. Ed è la proposta pratica che mettiamo sul tavolo con gli emendamenti che vi hanno già raggiunto e che abbiamo presentato entro il mezzogiorno di venerdì scorso. In spesa corrente vengono stanziati 2.300.000 euro di manutenzioni. Bene, sapete cosa vi dico? Che per le lungaggini delle procedure d'appalto, per il clima di sospetto, di paura che avete creato nell'apparato comunale, voi non riuscirete a spenderne che la metà. Ecco, allora noi proponiamo di dirottare queste risorse, questa spesa, sul sociale. Nello stesso tempo però riconosciamo, e lo dico e ci tengo a dirlo, che la parte della manutenzione e ridare slancio alla manutenzione è assolutamente importante. Questa cosa lo dico e lo dico qua, appunto, in questo intervento. Ed ecco perché proponiamo anche come finanziare la manutenzione, non di tralasciarla, non semplicemente di rispostare le risorse di nuovo sul sociale, ma di finanziarla mettendo appunto la manutenzione negli investimenti e finanziandola con un mutuo. D'altronde il patto di stabilità appunto è venuto meno e il livello di indebitamento del comune ce lo consente assolutamente. In questo modo cosa si fa?
In questo modo questa proposta, che per noi è una proposta concreta, ribadisce che per noi la persona è al centro della città e quindi i servizi alla persona sono per noi una priorità. E nello stesso tempo però garantisce risorse certe per quel progetto straordinario di manutenzioni che la Giunta appunto ha detto. Ecco, io dico che bisogna essere capaci di tutto per rifiutare questa misura, che è una misura puramente di buon senso. Aggiungo, visto che si è detto che il problema non è il buco di bilancio ma è la cassa, che non dovete assolutamente provare a confondere le idee e a dire che il problema è la cassa, altrimenti quello che dimostrate è una profonda impreparazione, perché dimostrate di confondere la cassa, passatemi il paragone, con il borsellino del comune. Tutti i comuni hanno problemi di cassa e sono normali e tranquillamente gestibili se il bilancio è sano, come è stato detto in commissione. Anche noi abbiamo affrontato le questioni di cassa, l'abbiamo sempre detto in ogni sede di approvazione di bilancio, e quelle questioni di cassa saranno con noi in tutti i comuni ancora per molti anni. Sono normali questioni di cassa se pensate che, voglio dire, da qua a giugno c'è un termine importante di entrata di risorse appunto di cassa, basti pensare alla Tari e all'Imu che entrano a giugno, di questi 14 milioni che si citavano ieri sera, quanto è rappresentato dalla Tari e dall'Imu che entreranno a giugno. Bene, voi questi problemi di cassa tendete ad aggravarli perché? Perché in città e in comune avete seminato odio, sospetto, pregiudizio e sfiducia. Allora, adesso vi faccio una serie di domande. Se la situazione della cassa è al limite del dramma, come dite? Com'è che spiegate l'ultima delibera B&B che fa incassare al Comune 200.000 euro in meno rispetto a quello che era stato concordato e concluso con la precedente amministrazione? 200.000 euro facevano schifo a una cassa così in crisi del Comune? Ovviamente, se avvertite delle urgenze, possiamo darvi una mano con una serie di suggerimenti gestionali. Sono suggerimenti che arrivano da scelte di gestione politica. Ribadisco, avete umiliato per puro pregiudizio politico molti dirigenti. Di fatto li avete messi in un angolo a fare poco o nulla. E al loro posto cosa avete fatto? Avete assunto delle figure extra dotazione del Comune, che pesano sul bilancio del Comune circa 500.000 euro. Ora, anche questa potrebbe essere una buona fonte di risparmio sulla cassa. E aggiungo altra domanda, se non basta, come non basta? Perché non avete aperto un dibattito sul patrimonio da alienare? Perché non avete aperto un dibattito sulle nostre proprietà o sulle nostre società partecipate, se la cassa è ai limiti appunto del dramma? Sappiatelo, alcune società partecipate, alcune proprietà sono dei temi amministrativi su cui si potrebbe assolutamente intervenire, ovviamente facendo scelte strategiche di fondo, però che avrebbero anche dei riflessi immediati e positivi sulla cassa. Sapete perché non l'avete fatto in questo bilancio di previsione? Perché non avete il coraggio e la capacità di farlo, come non avete avuto il coraggio, come ha detto la consigliera Di Pietro che mi ha preceduto, di condividere il percorso della costruzione del bilancio con le realtà del territorio tutte, come è sempre stato fatto e riconosciuto come buona pratica, associazioni imprenditoriali, dirigenti scolastici, organizzazioni sindacali. Questo coraggio di confronto non l'avete avuto. E non avete il coraggio di assumervi il coraggio delle vostre scelte, di assumervi quella responsabilità. Mi viene da dire che forse l'unico coraggio che ha questa amministrazione è quella di mangiarsi delle torte verdi al pistacchio. Consigliera Perego, il tempo da lei utilizzato è di 9 minuti e 45. Prego, consiglieri, se c'è qualcuno che si vuole prenotare.
Prego. Grazie Presidente. Gentilmente, se dice anche il suo nome. Pasquinelli Rossano, Lega Nord. Il bilancio che andiamo ad approvare questa sera è finalizzato al reperimento di circa 2 milioni e mezzo di euro da utilizzare per interventi urgenti sulla città e non più prorogabili. Tra le priorità individuate ci sono interventi sulle scuole per 500.000 euro, adeguamento norme antincendio, interventi urgenti sulle strade, marciapiedi e piste ciclabili, 400.000 euro, la rimozione delle barriere architettoniche, 250.000 euro, la manutenzione del verde per un importo di 1.200.000 euro, che in gran parte sarà utilizzato per la potatura e il controllo delle piante ad alto fusto. La passata amministrazione, avendo inserito a bilancio per la manutenzione del verde 1.200.000 euro coperti con proventi degli investimenti, oneri di organizzazione, e non con risorse economiche in spesa corrente e quindi certe, come si fa normalmente per garantire la copertura della cifra messa a bilancio, ci siamo trovati in grossa difficoltà in quanto nel 2017 non sono state incamerate entrate a totale copertura di quella cifra. Abbiamo pertanto dovuto stanziare le risorse necessarie per bandire due gare di appalto da 200.000 euro ciascuna, dando priorità agli alberi a rischio crollo e al primo sfalcio di erba 2018. Sul nostro territorio ci sono circa 20.000 piante, per tre quarti di medie grandi dimensioni, delle quali circa 5.000 necessitano di controlli e interventi preventivi urgenti per metterle in sicurezza. I cambiamenti climatici, sempre più frequenti e violenti, aumentano notevolmente i rischi di crollo di piante ad alto fusto, con conseguenze gravi talvolta anche letali. Ricordo che l'estate scorsa è caduta una pianta in via Bellini, fortunatamente senza arrecare danni alle persone, ma solamente danni materiali. Anche la relazione tecnica dell'ingegner Fabio Fabbri del 16 ottobre 2017 non fa che avvalorare l'urgenza degli interventi da fare sul nostro patrimonio arboreo. Un'altra priorità è la messa a norma degli archivi, che è imposta per legge e quindi come amministrazione abbiamo l'obbligo di intervenire quanto prima per evitare sanzioni pesanti, che possono essere, oltre che di tipo economico, anche penale. A fronte di questo intervento sono stati stanziati per l'inizio dei lavori 40.000 euro. Il costo totale della messa a norma è stimato in 600.000-1 milione di euro. L'eredità lasciataci dalla passata amministrazione dal punto di vista finanziario, ambientale e normativo è stata disastrosa. Ci hanno lasciato uno squilibrio di cassa, ovvero debiti verso i fornitori, pari a 14 milioni di euro, liquidità di cassa praticamente a zero, un residuo attivo di 3.600.000 euro difficilmente esigibili. A tutto ciò dobbiamo aggiungere 700.000 euro per il rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici. Se consideriamo anche i continui tagli ai trasferimenti praticati dal Governo a Regione Lombardia, che a cascata si ripercuotono sui comuni, il quadro economico complessivo del nostro comune è piuttosto grave. La consultazione referendaria del 22 ottobre dello scorso anno, promossa dalla Regione Lombardia e Veneto, per avere maggiore autonomia dal Governo centrale e trattenere, oltre a un certo numero di competenze esclusive, anche parte del residuo fiscale che il Governo centrale si trattiene ogni anno per la sola Lombardia ammonta a circa 50 miliardi di euro, come si ricorderà il referendum ha visto la partecipazione alla consultazione di ben 2.875.438 elettori, 38,33%. Il 95,29% di questi elettori ha detto sì al quesito referendario. Voglio ricordare che a favore del quesito referendario si era schierato apertamente anche il sindaco di Bergamo, Gori, candidato del Partito Democratico alla guida di Regione Lombardia. Trattenere parte del residuo fiscale significherebbe avere più risorse economiche a disposizione e assicurare maggiori servizi ai propri cittadini. Invece, come si è detto, avviene esattamente il contrario, ovvero ogni anno il Governo centrale effettua tagli sui trasferimenti alle regioni, che a cascata si ripercuotono sugli enti locali, costretti a loro volta a ridurre i servizi. La crisi economica che stiamo vivendo è anche figlia dei vincoli imposti dall'Europa al nostro Paese. Il rispetto del patto di stabilità al 3% del rapporto deficit-PIL penalizza gli investimenti pubblici e impedisce di liberare quelle risorse economiche necessarie per avviare una fase di sviluppo economico del nostro Paese.
Il bilancio di previsione che andiamo ad approvare rispetto a quello del 2017 razionalizza alcuni capitoli di spesa a vantaggio delle priorità che ci siamo dati. Reperire 2 milioni e 500 mila euro senza aumentare le tasse, mantenendo tuttavia, anche se ridimensionati, i servizi erogati dal nostro comune, non è stata una cosa semplice. La razionalizzazione ha interessato diversi capitoli di spesa, tra i quali i costi generali di gestione, utenze, spese telefoniche e postali, il settore socio-educativo e l'Agenzia per la Casa, Fondazione Arche Appartamenti in subaffitto. La scelta che è stata fatta va nella direzione del risanamento dell'ente e al tempo stesso garantisce più sicurezza a tutti i nostri cittadini, ovvero abbiamo dovuto scegliere se tenere la città così com'è o mettere in sicurezza le scuole, le strade, i marciapiedi, gli archivi e il patrimonio arboreo. Il degrado del territorio lasciatoci dalla passata amministrazione ha condizionato pesantemente le nostre scelte politiche. In campagna elettorale abbiamo promesso una città più sicura e vivibile per tutti. Ebbene, la scelta fatta va esattamente in questa direzione e per questo gli elettori ci hanno votato. Situazione nidi comunali. Nonostante la situazione economica che ci ha lasciato la precedente amministrazione, è nostra intenzione ottimizzare le risorse educative evitando l'esternalizzazione dei nidi comunali. Il servizio nidi costa all'ente 5 milioni di euro a fronte di 1 milione e 200 mila euro di entrate complessive. Pare un costo di 1.090 euro mese per bambino. Già di per sé sono cifre fuori parametro rispetto sia ai nidi privati che al costo dei nidi di altri comuni, dove il costo medio si aggira intorno ai 650 euro per bambino. Ritengo che anche questo aspetto debba essere indagato per capire le ragioni di costi così elevati e fuori mercato. Attualmente il nido comunale 20 settembre ospita 30 bambini, di cui 16 sono a fine ciclo educativo. Pertanto il problema riguarda 14 bambini che dovranno continuare il percorso educativo ancora per un anno. La chiusura del nido è stata strumentalizzata, oltre misura, da una parte politica che, di fatto, ha fomentato, mediante i social e non solo, manifestazioni di massa molto pericolose, elevando il livello di confronto politico. Questo modo di fare politica dà incoscienti e può innescare azioni talvolta incontrollabili. Nella serata del 12 marzo, in occasione della terza commissione dedicata ai nidi, ci siamo trovati in una situazione veramente difficile e fuori controllo. Mi chiedo se questo è il metodo democratico che si intende portare avanti nei prossimi anni. Ritengo che la politica e il confronto debba essere fatto nei luoghi istituzionali. In caso di disordini conseguenti danni fisici o materiali, coloro che hanno fomentato e organizzato certe manifestazioni ne dovranno rispondere a livello personale. Detto questo, voglio entrare nel merito della chiusura del nido 20 settembre. Con la chiusura del nido si ottengono vantaggi sia dal punto di vista economico che organizzativo. La situazione degli asili nido oggi è estremamente precaria, in quanto la carenza di personale educativo altera gli equilibri organizzativi di questi servizi. Con questa operazione recuperiamo 4 educatrici che, in aggiunta a 6 provenienti dal centro diurno disabili, colmano il fabbisogno necessario per un migliore funzionamento dei nidi stessi. Non licenziamo nessuno, anzi nella riorganizzazione globale del servizio abbiamo provveduto a stabilizzare la situazione lavorativa di altri 7 educatori precari, assumendoli con contratto a tempo indeterminato. Come si è detto, non licenziamo nessuno, abbattiamo i costi dell'attuale struttura, che è pari a 407.000 euro, a fronte di 57.000 euro di entrate. L'amministrazione intende inoltre ampliare l'offerta, stanziando 181.000 euro per l'acquisizione, tramite bando, di 30 posti accreditati su asili nidi privati, abbattendo quindi la lista di attesa dei bimbi che hanno fatto domanda. Ci sono attualmente 125 bambini in lista di attesa. Senza questa soluzione avremmo dovuto implementare l'organico degli educatori con una spesa a carico dell'ente pari a circa 500.000 euro. Ritengo che la soluzione trovata sia equilibrata e vantaggiosa per tutta la comunità e va nella direzione del risanamento dell'ente. Anche se i 14 bambini e le mamme non avranno più il nido sotto casa, l'asilo Nievo, Tonale e Corridoni sono a poche centinaia di metri e in grado di accoglierli.
In ogni caso la ricollocazione verrà fatta in accordo con i genitori e gli educatori, al fine di rendere meno traumatica possibile la nuova sistemazione. Piccoli e grandi. Il servizio piccoli e grandi, servizio non obbligatorio da parte del Comune, abbiamo mantenuto il servizio eliminando il numero chiuso e quindi la lista di attesa. Nel 2017 le rette coprivano il 5% dei costi, 13.000 euro a fronte di un costo di 250.000 euro. Si è provveduto pertanto ad alzare il contributo da parte degli utenti, portando la copertura con le entrate dal 5 al 15% del costo totale. Alla quota di iscrizione di 100 euro verranno richiesti 5 euro per ogni ingresso, potenzialmente il costo sarà di 600 euro anni a bambino. Viene introdotta di fatto la tariffa consumo. Scuole civiche. Anche se l'amministrazione non è obbligata a garantire il servizio, è stata ravvisata la funzione sociale del servizio stesso. Quindi verrà riconosciuto un contributo fino a 130.000 euro a integrazione delle quote relative alle iscrizioni e sulla base delle iscrizioni dell'anno precedente. Grazie. Grazie a lei, consigliere Pasquinelli. Ha utilizzato 11 minuti e 04. Se ci sono altri consiglieri che si possono prenotare, prego. Grazie, signor Presidente. Bonomelli, Mosè Walter. Ha facoltà di parola, consigliere, prego. Come? Ha facoltà di parola, prego. Ah, grazie. Bonomelli, Mosè Walter, Lega. Ieri sera stavo ordinando tutta la documentazione del bilancio e sono andato a dormire. Sono entrato subito nel regno di Morfeo. Ho cominciato a sognare che tra noi consiglieri di maggioranza affrontavamo il problema di queste carenze che per anni si sono verificate, ma la sostanza è che non c'erano soldi per poterlo fare. Allora, tra il serio e il faceto, abbiamo detto, va, giochiamo un euro di Super Enalotto, vediamo se siamo fortunati. Poi abbiamo vinto un 6 al Super Enalotto. Dato che noi siamo persone che mantengono gli impegni, abbiamo deciso di destinare questi soldi delle vincite per beneficio del Comune per poter intervenire. Naturalmente questo nostro impegno non era un impegno fatto a pioggia, ma era fatto e viene fatto solo per scopi. Allora abbiamo incominciato a stilare delle priorità. Lavori pubblici. Sempre nel sogno abbiamo destinato risorse per il rifacimento totale del manto stradale della città, che ora presenta una serie di buche aperte e in molti casi lavori di rattoppamento che durano il tempo che trovano e fatti anche male, buche che si riaprono dopo poco tempo e costati comunque migliaia di euro alla comunità, rendendo le strade cittadine ancora più pericolose. Abbiamo visto che per questi tipi di lavoro generale ci volevano 4-5 milioni di euro e abbiamo impegnato poi negli anni successivi di mantenere la ristrutturazione. Abbiamo poi pensato alle scuole e agli asili. La situazione degli impianti scolastici è veramente preoccupante. Tetti che perdono acqua creando infiltrazioni nelle aule. Situazioni degli edifici al limite dell'agibilità. Le ultime piogge alla Don Milani si sono verificate delle perdite d'acqua, oltre ad alcuni edifici non a norma. In queste strutture scolastiche... Scusi, consigliere, scusi un secondo. Sì. Per cortesia, io vi richiamo ad ascoltare quello che il consigliere dice. È un atto di correttezza e di educazione. Grazie. Prego, continui. Beh, recuperiamo il tempo. Allora, la priorità principale dei genitori è certamente quella di avere i loro figli che vivono in ambienti sani e sicuri. Poco importa se in alcuni casi ci si deve alzare 5 minuti prima per accompagnarli a scuola o all'asilo. Abbiamo pensato che anche da quello che i tecnici hanno ventilato, per ristrutturare le scuole ci vogliono altri 5-6 milioni. Poi abbiamo sempre pensato nel sogno alla sicurezza.
con destinazione di fondi per incrementare la sicurezza e contrastare la criminalità, nonostante negli anni scorsi la loro giunta abbia più volte dichiarato che Sesto è una città sicura. Ma questo si è dimostrato non corrispondente alla realtà. Fatti di cronaca locale riportano giornalmente atti di microcriminalità, di violenza alle persone e di abusivismo. Con i mezzi attuali questa giunta ha già provveduto a intervenire profondamente, ma servirebbe maggiore polizia locale per pattugliare anche nelle ore notturne, ripristinando il turno notturno, tolto dalla vecchia amministrazione per mancanza di fondi e perché la città, essendo sicura, non necessitava di sorveglianza notturna. Abbiamo poi pensato alle abitazioni comunali Aler. Abbiamo destinato fondo, sempre nel sogno, affinché si continuasse a monitorare e ad intervenire nei casi di occupazione di persone senza requisiti e perseguire i morosi non incolpevoli. Se si liberasse anche solo il 10% delle proprietà, avremmo a disposizione 250 appartamenti da destinare ai veri bisognosi. Abbiamo poi pensato al verde e all'arredo urbano. Le passate amministrazioni hanno dimenticato questo comparto, che vive di un degrado oramai cronico. Su 20.000 alberi comunali, 5.000 hanno problematiche e oltre 600 alberi sono pericolanti. E per sistemarli tutti e subito necessiterebbero dei 600.000 euro, un milione di euro. Abbiamo pensato di dare un aiuto per salvare i debiti scaduti, che ammontano a 14 milioni di euro, perché anche i creditori hanno a loro volta scadenze da rispettare e famiglie da mantenere. Inoltre, non essendo pagati, esiste il rischio di lavori fatti male o addirittura non conclusi. Abbiamo pensato all'aiuto al commercio. Sesto, dal punto di vista dei negozi di vicinato e del commercio, sta scomparendo. Negozi che chiudono, attività che spariscono, imprenditori che scappano dalla città. Aiuto per gli interventi sugli immobili adibiti ad utilità comunali. Ascensori rotti, uffici con problemi di riscaldamento, inoltre con un archivio non a norma dove per sistemarlo ci vorrebbero altri 600.000 euro. A grandi linee per sistemare la città occorrerebbero dai 15 ai 20 milioni di euro. Questi aiuti extraterreni dovranno essere affiancati però da politiche gestionali volte al recupero dei crediti e ad una politica di redditività dei beni comunali. Oggi il più delle volte sono sotto costi e mal ridotti e senza un vero scopo sociale per la città. Stavo beandomi di questo sostegno finanziario, di questo sogno, quando il mio cane abbaia. Mi sveglio improvvisamente e dopo qualche istante vengo portato alla realtà. I soldi non ci sono e sono un sogno, ma le criticità, le magagne, quelle sono crude realtà che esistono veramente. Prima di alzarmi commento tra me che questa sì, usando un termine che va di moda in questi periodi in aula comunale fuori, dico che è una vergogna che la città sia arrivata a questa situazione di degrado e di inefficienza, ma è che i cittadini se stessi l'hanno ben colta, dimostrando tutta la loro arrabbiatura nelle scorse elezioni comunali, rovesciando di fatto la vecchia amministrazione. Mi alzo e rimando il tutto alla discussione dell'odierno Consiglio. Allora qui dico che giova ricordare una cosa, che questo è il primo bilancio di questa amministrazione e non è che una conseguenza delle gestioni precedenti che abbiamo ereditato. Questo non dobbiamo scordarceli. È ormai acclarato che esiste uno squilibrio di cassa di 14 milioni di euro che in soli 6 mesi l'abbiamo ridotto di circa 1,5 milioni. Questa situazione ingessa e limita l'operatività. Questo è il risultato di eccessive spese passate rispetto alle entrate e anche unendo i debiti verso fornitori scaduti e non ancora onorati. Questa gestione è stata caricata per lustre. Allora, noi cosa dobbiamo fare? Stiamo cercando di sistemare con un'oculata gestione economica e finanziaria, volta a ridurre i costi di gestione e liberare risorse recuperando i crediti vantati, perseguendo gli inadempimenti e valorizzare il patrimonio comunale senza dimenticarci però di soddisfare le necessità della città e di tutti i nostri concittadini. Questo nostro primo bilancio è il più difficile
da compilare, perché come una casa dobbiamo rinforzare le fondamenta per poi poter ricostruire l'edificio negli anni successivi. Già d'ora, in soli 6 mesi, stiamo andando in questa direzione. Penso agli interventi sulle case comunali, con la individuazione di persone senza requisiti, per di più morosi, che occupavano gli alloggi, che saranno liberati e messi a disposizione dalle famiglie veramente bisognose, con una politica concordata anche con l'ALER, che incrementerà la sua struttura a Sesto. Come già detto, se si liberassero solamente il 10% delle abitazioni complessive, che sono 2.500, avremo a disposizione 250 alloggi da offrire alle famiglie bisognose. Questo primo bilancio è il più difficile, perché come una casa dobbiamo rinforzare le fondamenta, e questo l'ho già detto. Quindi, quello che le opposizioni chiamano tagli non sono altro che un'equa redistribuzione delle scarse risorse disponibili. Questa politica di bilancia è fatta di realismo, ma anche di concretezza, per soddisfare le esigenze della città, tutte le esigenze di tutti i cittadini, 82.000 persone, e non promesse e voli pindarici come nel passato. Per evidenziare la differenza tra il dire delle passate amministrazioni e il fare, cito alcune dichiarazioni del sindaco e del vice sindaco del febbraio 2008, pubblicato nel notiziario Notizie in Comune, anno 5, numero 1, che è questo, del febbraio 2008, pertanto 10 anni fa, con le dichiarazioni del sindaco alla presentazione del progetto piano, dando le priorità e gli indirizzi sulla città costruita che intendeva la vecchia amministrazione realizzare nella città costruita. Vediamole un po' cosa dice. Nuove strutture pubbliche. Saranno realizzati 3 nuovi asili nido, 5 scuole materne, 1 scuola elementare, 1 media, 1 istituto superiore, centri di ricerca universitaria. Case per tutti. Il progetto prevede una quota importante di case pubbliche, più di 500, e ad edilizia convenzionata, a prezzi calmierati, circa 1.200 appartamenti. Parcheggi, mobilità e trasporto. Parcheggi a pagamento, ma autobus gratuiti. Eh sì, bene sì. E questa è la ricetta scelta dall'amministrazione per risolvere il problema della circolazione delle auto, dell'inquinamento e della sosta. Aggiunge il vice sindaco di 2008. Per far fronte a questa situazione, in fase di redazione, un documento chiamato Piano Urbano del Traffico, che verrà approvato in primavera, pertanto, secondo il vice sindaco, a primavera 2008. Ma di primavera ne sono passate tante. Aggiunge il vice sindaco, abbiamo deciso di aumentare il numero dei parcheggi a pagamento nella città costruita. Saranno naturalmente esentati se stesi, scoraggiando l'uso dell'automobile tra zone diverse. Parcheggio gratis, però solo nel proprio quartiere. Questi soldi verranno immediatamente reinvestiti con una rete di trasporti pubblici capillari e frequentissimi. Nuovi parcheggi interrati. Secondo gli studi portati a termine dagli uffici tecnici, le aree che necessiterebbero di nuovi parcheggi, soprattutto per la sosta residenziale notturna, si trovano nella zona di Via Italia, Tonale Cavallotti, Dominzoni, Piazza Faroffini. L'obiettivo finale è quello di estendere la gratuità anche a tutti gli altri mezzi pubblici che attraversano il territorio sestese, una volta che saranno state realizzate le nuove navette. Aggiungo io, sarebbe stato sufficiente ottenere il biglietto unico per le fermate metro di Rondò e Sesto e le ferrovie Sesto. E poi siamo all'esaltazione delle leggende nordiche, con nani, gnomi, fate, maghi, dove naturalmente non possono mancare gli elfi. Ebbene sì, verranno istituite delle navette per i collegamenti interni della città, che saranno gli elfi, piccoli mezzi di trasporto mossi da energie alternative. Dice inoltre il sindaco, e questo è importante, il compito della politica, dopo aver discusso tutte le questioni e aver sentito tutte le sensibilità per garantire il massimo risultato possibile,
sia quello di decidere in tempi certi e ragionevoli è quello che abbiamo intenzione di fare. Ora io faccio una domanda che ci ascolta, se c'è qualcuno che mi dice che di tutto questo è stato qualche cosa è stato realizzato. Potrei essermi dimenticato, ma non mi risulta. Queste sono solo alcune dichiarazioni, ma che dimostrano la differenza tra demagogia e realtà delle azioni nel cercare di affrontare e risolvere i problemi attuali della città, che con l'elaborazione del bilancio 2018 e la sua esecuzione, unito al programma triennale inserito nel DUP 2018-2020, si ritiene essere la strada giusta da percorrere. A coda vorrei aggiungere due cose. Una, la prima, concordo pienamente con quanto dichiarato dal vice sindaco della passata legislatura, in data 14/7/2016, dichiarazione rilasciata al quotidiano Il Giorno e ripresa dal Corriere di Sesto in data 19/7/2016, che pubblica una lettera di un confronto con l'Unione Inquilina. La dichiarazione virgolettata è: qui dobbiamo remare tutti nella stessa direzione, e lo ripeto, qui dobbiamo remare tutti nella stessa direzione, altrimenti non riusciremo a garantire nemmeno l'albergo, alludendo che i soldi comunque purtroppo sono scarsi. L'ultima cosa prima di concludere è questa. Le violenze verbali che abbiamo visto in aula consigliare all'esterno del Comune la settimana scorsa nei confronti della maggioranza, che si aggiungono agli insulti ricevuti personalmente da me e dal consigliere Pasquinelli, sono inaccettabili. E dico attenzione, perché la linea di demarcazione tra violenze verbali e fisiche è molto sottile. Quindi dobbiamo fare tutti e indistintamente attenzione a non fomentare e a riscaldare la piazza, perché in questo malaugurato caso le responsabilità penali e civili verrebbero stese anche ai fagocitatori. Tanto è vero che sul web stanno girando degli insulti e delle minacce, come fomentare, sobillare le famiglie. Io lascio a voi ogni commento, l'unico cosa che dico a tutti, maggioranza e opposizione, facciamo pure interventi, scontriamoci pure, ma lasciamole nella linea di scontro politico, evitiamo che questa situazione, anche per in una situazione del Paese, che la devo dire così drammatica nel caso di violenze, può diventare molto pericolosa. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Ha utilizzato 15 minuti e 58. Do la parola alla consigliera Franciosi. Grazie, Presidente. Una nota a termine dell'intervento del consigliere Bonomelli. Io sono certa che se il confronto tra la Giunta e i cittadini, consigliere Bonomelli, se il confronto tra la Giunta e i cittadini fosse aperto e trasparente, sono sicura che non ci sarebbero state violenze né verbali né fisiche. Quindi sicuramente non può intervenire. Sto intervenendo io politicamente, mi lascia parlare. Di conseguenza, la violenza si realizza o si verifica se il confronto non è aperto e trasparente. Io purtroppo non ho avuto modo di partecipare alle commissioni, però mi sono letta i documenti che sono stati inviati ai consiglieri e vorrei iniziare, cioè fare il mio intervento entrando proprio nel merito del documento unico di programmazione e fare una serie di rilievi di carattere più o meno tecnico, dal momento che il documento non è assolutamente chiaro e non è esplicativo rispetto alla politica del prossimo triennio che vuole intraprendere questa amministrazione. Partirei dalle partecipate, che sono secondo me un tema
caldo, vanno sicuramente riviste e va in qualche maniera fatto un atto di coraggio nei confronti di questi organi che dal nostro punto di vista in alcuni casi sono ormai superati e spero che prima o poi questa amministrazione si metterà mano nelle partecipate, nonostante appunto nel documento unico non ci sia alcun riferimento ad esse. Rispetto a CARE e CAP avremo modo di parlarne più avanti. Rispetto al CTP che è in liquidazione dal 2011, io mi domando a che punto siamo. Nella relazione che è stata inviata a noi consiglieri non è dato in alcun modo nota rispetto al punto di contrattazione, magari l'assessore La Miranda avrà modo eventualmente di illustrarci lo stato dell'arte per capire quando finalmente riusciremo a liquidare questa partecipata, perché sono ormai quasi 7 anni che il processo si protrae. È ovvio che non è l'unica Sesto ad essere coinvolta, però penso che un'azione di coraggio in tal senso sia il caso di iniziarla. Rispetto alle farmacie comunali, nella relazione non è data nota in merito al rilievo che il MEF ha fatto quest'estate sui finanziamenti che le farmacie hanno fatto all'amministrazione. Mi aspettavo che il Presidente, o quantomeno che ci fosse una nota in relazione, dicesse qualcosa al riguardo, anche in questo caso il nulla totale. Rispetto a Proaris secondo me è l'emblema della partecipata che non ha più alcun senso di esistere e che andrebbe in qualche modo chiusa. Allora, Proaris, vi leggo. È proprietaria di un impianto di scambio termico costituito da uno scambiatore di calore e da una stazione di pompaggio acqua nelle reti di teleriscaldamento installato presso l'impianto di termovalorizzazione della società Core. Quindi Proaris possiede questo scambiatore. Poi dice: la capogruppo A2A SPA fornisce alla controllata servizi di natura amministrativa, fiscale, legale, direzionale e tecnica al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse del gruppo. Ottimo. Allora io mi domando, Proaris, che senso ha di esistere? A fronte di un utile di fine anno di 221.000 euro, che senso ha un consiglio di amministrazione di 3 persone e un collegio sindacale di 5 persone? Forse potrebbe essere un'azione coraggiosa di questa amministrazione pensare di vendere la propria quota ad A2A. A questo punto A2A interagisce direttamente con Core e ci siamo liberati di una pesante partecipata che a noi di fatto non dà niente, perché 221.000 euro di utile, perdonatemi, per una persona normale sono soldi, ma per un ente pubblico è quasi niente. A fronte poi comunque della spesa del consiglio di amministrazione del collegio sindacale. Anche in questo caso non è dato sapere niente rispetto a Proaris, non solo, ma il presidente di Proaris non è neanche venuto, non ha neanche sentito la necessità di venire a relazionare al consiglio comunale ieri, cosa secondo me gravissima. E se non sbaglio, Proaris non è mai neanche venuto negli anni passati. Tra parentesi, una volta che io ho fatto una richiesta di accesso atti a Proaris, all'inizio mi è stato risposto che io non potevo entrare non potevo richiedere i documenti perché Proaris non era una controllata del comune. Di fatto poi i documenti li ho avuti, ma dopo forti insistenze. Quindi forse Proaris o chi lavora lì dovrebbe rivedere le proprie posizioni. Entrando nel merito dello stato di attuazione strategica, ci sono un sacco di bei pensieri per il futuro di questa giunta. Quello che manca all'interno del DUP è una relazione tecnica degli uffici o degli assessori che dicono come vogliono realizzare le cose. Al punto alla missione 1 si parla di istituzione di ispettori antidegrado che saranno scelti su base volontaria tra i dipendenti comunali per contenere la spesa. Perché?
perché, a parte contenere la spesa, ma perché i dipendenti comunali devono regalare del proprio tempo all'ente per fare un'azione antidegrado quando abbiamo una cooperativa che viene pagata e che dovrebbe fare questo lavoro? Riduzione graduale della TOSAP per rivitalizzare il commercio di vicinato. Idea geniale, perché siamo tutti contenti quando sentiamo dire che vengono ridotte le tasse. Peccato che però non viene in alcun punto del documento detto, specificato, come questa amministrazione nei prossimi 3 anni conti di reperire 1.200.000 euro per andare a coprire questo ammanco, perché se non li prendi dalla TOSAP, da qualche altra parte la dovrai prendere. Se è un'entrata corrente, per le spese correnti dovrai in qualche altra maniera andarla a prendere, a meno che non sia un taglio. Tolta la TOSAP, non entrano più quel 1.000.000 rotti, togliamo 1.000.000 rotti di spese corrente. Magari mi sbaglio, però penso che nel documento unico di programmazione avreste dovuto relazionare in questo senso. Integrazione digitale tra i diversi sistemi operativi già esistenti o di nuova adozione. Quali sistemi? Non si sa. La missione 4, istruzione e diritto allo studio. Revisione di tutti gli ascensori, riformulazione delle rette, dei nidi e della refezione sulla base delle fasce di reddito. Allora, su una missione così importante com'è l'istruzione e il diritto allo studio, vedere due righe è triste. È triste perché è l'esempio di una mancanza di pianificazione a lungo termine su questo particolare, aspetto. Soprattutto la riformulazione delle rette, dei nidi e della refezione che è stata già rivista, occhio, perché voglio dire, avete rivisto un attimo fa le rette dei CRE ed è stato avete fatto una serie di, mi verrebbe da dire una parola non corretta, insomma avete fatto un po' di, avete creato una serie di problemi importanti alle famiglie, non vorrei che si ripresentasse lo stesso problema, quindi attenzione quando farete questa cosa, e anche lì non è detto come e dentro quando riformulerete le rette. Politiche giovanili, sport e tempo libero, riapertura della bocciofila FAIC, quando? Come? Abbiamo una delibera con la quale abbiamo bloccato un atto, la delibera di luglio. Da lì il vuoto pneumatico. Da lì non è stato più fatto niente, o meglio, qui in Consiglio Comunale non è passato più niente, ai consiglieri non avete più relazionato niente, nel documento unico di programmazione non c'è scritto niente. La Carmellongo ormai è un progetto abbandonato, era un punto programmatico del sindaco, del quale mi dispiace non sia presente stasera in aula, perché il sindaco o il vice sindaco assenti durante la discussione del primo bilancio di previsione di questa amministrazione, secondo me è un atto istituzionale gravissimo, alla faccia della vergogna e della mancanza di confronto e trasparenza. Carmellongo abbandonata. Forse nel PIFALC verrà fatto il parco acquatico. Caltagirone ci dovrebbe fare delle famose piscine, ce le farà? Non è dato sapere. Sistemazione del porticato di via Marzabotto, mi domando perché in 3 anni c'è solo questa cosa qua. Abbattimento progressivo delle barriere architettoniche, serve semplicemente applicare il PEBA. PEBA che è stato deliberato durante la passata consigliatura, a larga maggioranza, è sufficiente farlo e applicarlo. Sviluppo sostenibile, utilizzo di un'applicazione, progetto decoro urbano 2.0, abbiamo appena lanciato Municipium e già non ci piace più, e passiamo a decoro urbano 2.0. Altra parentesi, decoro urbano era un'applicazione che avevamo già richiesto nella passata consigliatura e non era stato fatto niente. Rispetto ai cassonetti a scomparsa, mi dispiace che non ci sia l'assessore Magro, il rilievo l'abbiamo già fatto a luglio, per fare i cassonetti a scomparsa bisogna rivedere tutto il piano di viabilità della città,
Siamo sicuri, viste le magre casse comunali, che siamo in grado di affrontare questa spesa? Perché se non siamo in grado di affrontare questa spesa, non ha senso metterla nel DUP. Individuazione di uno spazio di rifugio per gli animali, il famoso canile. Io penso che ci sarà ancora questo DUP, poi il prossimo DUP, dal momento che la capogruppo di Forza Italia non c'è più, penso che questa parte sparirà. Perché non ha senso creare un canile a Sesto San Giovanni quando ce n'è uno che già fa fatica a reggere a Monza. Magari potenziamo quello di Monza, aiutiamo il canile di Monza. Trattativa di accordo con ATM per la tariffazione unica. Non è in linea con quello che dice Sala. Forse dovreste fare un DUP dopo aver parlato. Dovevate scrivere il DUP in base a quello che dice Sala. Perché se Sala e ATM decidono di aumentare il biglietto a tutti, noi possiamo anche chiedere di fare la tariffazione unica, ma in realtà non, questa cosa non si realizzerà. Le ultime due cose, la reintroduzione del contributo per il trasporto disabili fuori dal comune. Come? Non è dato sapere. L'ultimo rilievo rispetto agli sgravi fiscali per le imprese che aprono la loro attività a Sesto San Giovanni e assumono residenti. Questo è incostituzionale. Non si può richiedere ad un'azienda di assumere dipendenti e residenti. Un'azienda deve essere libera di poter assumere chi meglio crede. Non si può imporre e neanche consigliare ad un'azienda che viene a lavorare sul territorio di assumere residenti. E non si può legare uno sgravio di tasse comunali a questa cosa. Quindi, per cortesia, anche nel DUP vanno scritte le cose in maniera corretta. Potenziamento del commercio di vicinato variegato sarebbe una cosa veramente importante da fare. Io ritengo che il commercio di vicinato vada in qualche modo potenziato, rivitalizzato e aiutato. Certo è che però all'indomani parlare di commercio di vicinato all'indomani della pubblicazione del rendering del nuovo mega centro commerciale arabo che verrà fatto nel PI Falck stride, diventa difficile aiutare il commercio di vicinato se viene aperto un nuovo centro commerciale a fronte del fatto che verrà aperto una sorta di area del commercio anche nel PI Vulcano e a fronte del fatto che a Cinisello lo Shan è stato triplicato, per cui a breve saremo circondati attorno a Sesto di centri commerciali e il commercio di vicinato, lo sapete meglio voi di me, viene strozzato da questo tipo di politica. Di conseguenza forse potenziare il commercio di vicinato andrebbe fatto di pari passo al depotenziamento dei centri commerciali. Grazie. Grazie a lei, consigliera. Ha utilizzato 14 minuti e 30. Sì. Si è prenotato il consigliere Di Cristo. Ha facoltà di parola, consigliere, prego. Grazie Presidente, buonasera. Innanzitutto ringrazio l'assessore al bilancio per la relazione di ieri sera e il presidente di commissione per, faccio mia la dichiarazione della consigliera Di Pietro, per aver illustrato in termini semplici, quantomeno lo sforzo, di cos'è un bilancio di un'amministrazione pubblica. Personalmente io non sono bravo come la mia collega che mi ha preceduto nell'entrare nel dettaglio dei numeri e della programmazione. Per cui interverrò e riprenderò quelli che sono, a mio avviso, alcuni punti che sono emersi stasera e nei giorni scorsi, per esempio sul modo di confrontarsi, anche il consigliere Bonomelli nell'intervento che mi ha preceduto ha citato questo punto, dobbiamo confrontarci in aula. Allora, consigliere Bonomelli, ma per tutti quelli che sono presenti, mi dispiace che non ci sia il resto della, almeno il sindaco e il vice sindaco, ma ahimè saranno stati chiamati in faccende più importanti di questa, sicuramente istituzionali.
Confrontarsi però, è stato spiegato ieri sera molto chiaramente da un genitore che probabilmente è stata molto più brava di noi che facciamo politica. Ieri sera un genitore ha spiegato che il confronto, seppur partendo da idee diverse, per legittime, si ha quando ci si ascolta e poi se si ha la volontà, se si hanno gli strumenti, ci si adopera entrambi le parti per trovare una soluzione che accontenti entrambe le parti. Questo è il reale confronto. Questa è stata la risposta di un genitore all'assessore, anche l'assente, alle politiche sociali, noto l'assenza ormai quasi sempre dell'assessore alla partita, quando stava ancora relazionando anche ieri sera quello che è stato fatto e quello che è stato deciso. Con convinzione per di più lo diceva l'assessore, ma come? Mi sto confrontando con voi, vi sto raccontando, no, quello è il racconto di quello che è stato deciso a priori, non è un confronto. Quello è sentire uno spot elettorale di cose già fatte, decise altrove. Quindi iniziamo a stabilire che quello non è un confronto. Chiaro? Quello non è un confronto. Perché è ovvio che se poi non ci si confronta, si alzano i muri e i toni degli scontri si alzano. Semplice. È sempre stato così. Tu non mi ascolti, io non ascolto te, per cui andiamo avanti a scontri. Per cui io faccio mio l'intervento e la volontà del consigliere Bonomelli di evitare di alzare i toni. E però ci deve essere buona volontà da entrambe le parti. Per cui mettiamoci d'accordo sul metodo una volta per tutte. Sono passati 7 mesi dall'insediamento, capiamo, che io sono nuovo, ma capiamo le difficoltà di chi deve imparare, di chi si insedia, vedo facce nuove, facce di chi ha avuto già esperienze, però mettiamoci d'accordo quantomeno una volta su tutte sui metodi, e non sennò diventa una presa in giro. E quindi andiamo avanti, avete intenzione di andare avanti così i prossimi 4 anni? Benissimo, è ovvio che da quest'altra parte ci adegueremo. Il muro contro muro però, a mio avviso, non porta a nulla. Anche questa cosa, fino a quando dobbiamo sentire? Io, lungi da me difendere, perché non prendo difesa, si sanno difendere da solo, se vogliono, l'amministrazione precedente alla vostra, ma sono passati 7-8 mesi dal vostro insediamento, fino a quando deve andare avanti questo mantra dei 14 milioni? Assessore D'Amico, a proposito, qualcuno mi ha preceduto, squilibrio di cassa, il buco di bilancio porta un dissesto, quindi almeno impariamo i termini, la invito, visto che vuole amministrare, i termini di base. Il buco di bilancio è una cosa, lo squilibrio di cassa è un altro. Per cui abbiamo chiarito, ci abbiamo messo 4 mesi per decidere questa cosa, dopo articoli sui giornali, informazioni ai cittadini, eccetera. Certo, c'è anche da dire una cosa per correttezza, non è che lo squilibrio di cassa di 14 milioni sia una passeggiata. Ingessa tutta l'attività dell'amministrazione. Però quantomeno i termini, sforziamoci di usarli in maniera appropriata. Quindi io spero che con questa cosa la precedente amministrazione ha fatto, quindi noi facciamo questo perché la precedente... Finisca, state amministrando, avete vinto le elezioni, bene, fatevi coraggio, su. Voi fate le vostre scelte, ci confrontiamo, prendete le vostre decisioni e facciamo un sereno confronto politico finalmente. Ma per il bene della città non si può andare avanti veramente così, a sentire la vecchia, perché sennò a fine legislatura parleremo ancora di Chitto Oldrini, Abramo Oldrini, eccetera, le origini della città, cioè non se ne può più veramente. E lo dice una persona appartenente a una forza politica che con evidente non c'entriamo con lo squilibrio di cassa. E né è in apparentamento con chi forse, quantomeno in parte, artefice, vuoi con volontà o meno, di questo squilibrio. Però non se ne può più. Mi metto nei panni di un cittadino, un mantra è diventato. Andiamo avanti. Un'altra cosa sui metodi di confronto, e poi passo nei termini del bilancio. Non è che siete molto diversi dalla vecchia amministrazione, perché io sono seduto anch'io sui banchi, sono ancora all'opposizione, ma all'epoca in minoranza rispetto a chi governava. Io faccio sempre questo appunto, l'ho fatto anche ieri sera all'ex sindaco Chittò che siede in aula. Forse il cattivo esempio, voluto o non voluto, e non mi riferisco solo alla precedente amministrazione, immediatamente precedente, ma anche a quelle precedenti ancora, l'asticella forse è stata assata proprio da chi oggi lamenta una mancanza di ascolto.
Ma non è perché questo voi dovete adeguarvi, ve l'ho già detto questo discorso, non è che dovete fare uguali ma a parti invertiti con un colore diverso, perché sennò la sostanza non cambia. Abbiamo cambiato solo il colore ma il metodo non cambia. Per cui, come ha detto, adesso non mi ricordo chi, qualcuno dei colleghi che mi ha preceduto, quello si chiama decisionismo ed è una prova di muscoli. Quanto dura? 4 anni? Un mandato? E poi? Quali sono le strategie per la città? Cioè, non venite a dirmi che poi c'è un progetto di coesione sociale, eccetera. Di progettazione per la città. Per cui il metodo nella pubblica amministrazione, soprattutto per chi governa, anche in questo caso la forma è sostanza. Prima di parlare, siccome abbiamo questo squilibrio di cassa, è assodato, è riconosciuto, ovviamente dobbiamo fare dei tagli a coperta e corta, ci sono poche risorse, bisogna fare delle scelte. E però diciamo anche qui le stesse cose, se si chiede di fare delle rinunce bisogna dimostrare alla cittadinanza, come farebbe un buon padre di famiglia, e su questo mi sono già ripetuto un'altra volta, che si è prima verificato che in prima persona si fanno questi sacrifici e si siano verificate tutte le opzioni. Allora a me fa arrabbiare che si chiede ai genitori di quei bambini del nido 20 settembre, che sarà un nido speciale, tutto, di fare sacrifici, e poi non più tardi di a un mese dall'insediamento si assume, ripeto, un consulente d'immagine, perché è indispensabile per la cittadinanza, con l'avallo del partito politico della Lega che lamenta il sogno di Bonomelli, beato lei che dorme di notte, sapendo queste cose, e con l'avallo soprattutto di una lista civica, scusi, io non l'ho interrotta, e con l'avallo di una parte, di una lista civica, che aveva tanto a cuore il bene di Sesto. Adesso qualcuno mi deve sempre dimostrare, al di là dell'immagine, della necessità del sindaco in prima persona, a cosa serve questo consulente d'immagine. 50.000 euro lordi circa in 5 anni fa, quanto fa? Circa 200 rotti mila euro. Quanti posti in nidi potevamo pagare? Presto fatto. Abbiamo verificato al registro, e questo faccio mio, le parole di Piano, quando abbiamo parlato del bilancio consolidato delle partecipate, devo registrare ancora una volta che a oggi, ma il tempo ovviamente non è stato clemente con voi, abbiamo avuto poco tempo, ma mi auguro per il futuro, auspico per il futuro, che si faccia una seria revisione su tutte le partecipate del Comune, che non vuol dire chiuderle tutte indiscriminatamente, vuol dire però aver ben chiaro a cosa servono, che utilità sociale hanno ancora oggi, che utilità economica hanno ancora oggi, vedere se si possono reingegnerizzare, se è il caso di pensarle in altra maniera per altri scopi, se poi non servono, chiuderle. Tra altre cose, forse l'ha detto la mia collega prima, quantomeno al primo bilancio, e questo è il rispetto per i cittadini, ma è avvenuto anche in passato comunque, quindi non è colpa diretta vostra, ma per il futuro così. È un invito che vi faccio, magari i presidenti del partecipato che vengono tutte a relazionare e a presentarsi alla cittadinanza e al pubblico, perché la mia collega, se non parlava di ProAris, io dubito che la maggioranza dei cittadini sappia che esista questa società partecipata, a cosa serva. Però l'amministrazione, come avrebbe fatto qualsiasi amministrazione, intendiamoci chiaro, ha pensato subito di nominare il presidente. Perché presidente è fondamentale, senza presidente non si fa niente. Non sappiamo cosa serve, dove vogliamo andare, cosa dobbiamo fare. Però il presidente l'abbia nominato subito. E questo è un esempio di una buona amministrazione. Vogliamo amministrare assieme, vogliamo confrontarci, poi voi prendete le scelte. Però il metodo deve essere questo. È fuori di dubbio, se vi presentate come nuovo, questo deve essere il metodo. Bisogna verificare che tutte le fiduzioni siano state, qualora siano, sono da riscuotere, siano state riscosse. Cioè tutto quello dove io posso risparmiare nella pubblica amministrazione devo dimostrare di averlo fatto. Dopo posso attuare un regime di tagli e soprattutto con la comunicazione. Ieri sera il vice sindaco pro tempore Caponi, che mi dispiace che non ci sia nemmeno stasera, non c'è nessuno, nel rincontro con i genitori ha ammesso di aver fatto un errore di comunicazione, ma non solo lui, tutta la giunta. Ma è un problema di comunicazione che io non voglio pensare con anche un pizzico di volontà. No? Tipo il
parlo delle tariffe che toccano una parte sociale di Sesto, le tariffe dei centri estivi. Non si può scrivere, ormai oggi è tutto social, voi lo sapete bene, qualcuno della maggioranza lo sa benissimo, vive di social. Non si può scrivere un assessore che ha una partita e una competenza e un peso politico così importante, scrive su un social, abbiamo abbassato le tariffe dei centri ricreativi estivi. No, bisogna dire la verità, perché la verità serve sempre, è la bugia che torna indietro. Ieri sera è tornata, abbiamo abbassato le tariffe dei centri ricreativi estivi. No, avete abbassato gli incarichi che avevate fatto voi. Per cui la tecnica è sparo alto, salvo poi ripensarci e le abbasso e poi dico che ho abbassato le tariffe. Non funziona così. Quindi siate ad esempio voi che amministrate, fate vedere la buona volontà in primis, perché le persone giustamente guardano a questo, guardano al lato economico, guardano all'impegno che devono, ai sacrifici che devono fare per far godere, per dare un futuro ai loro figli. Questo è quello che guardano le persone. Non gli interessa del selfie fatto dell'inaugurazione del cartello, il selfie col cartello, perché se dovevamo fare l'inaugurazione del selfie col cartello, nominavamo 10 addetti alla manutenzione stradale, non c'era bisogno di nominare assessori, vice sindaci o consiglieri, avrebbero funzionato anche meglio. Poi sicuramente è importante anche quello, ma dopo, in ordine di priorità normale, sono tutti problemi che vengono dopo. Mi sta bene l'albero che cade e che quindi bisogna preservare l'incolumità pubblica, mi sta bene sanare la buca nella strada, però bisogna fare un progetto organico, la prima cosa che non bisogna toccare è il sociale. Il comune non è un'azienda, non si può parlare di bambini dicendo il bilancio mi costa, il bambino mi costa X. Il bambino costa X, ma è un servizio di eccellenza Sesto. E questo è riconosciuto da tutti, anche dalla stessa assessora, che tra altre cose vorrei che rimanesse a verbale, così come la tabella che poi darò sul perché è stato anche detto che noi costiamo come i centri, costiamo meno di Milano, no? Fatto un confronto, costruito una tabella, costiamo molto di più di Milano. A Milano, anche lì, c'è un'amministrazione che non è amica nostra, di me che sto parlando. C'è Sala, che rappresenta un'altra parte politica, però non bisogna dire bugie. Milano costa meno. Per cui dopo depositerò agli atti comunque la tabella, perché voglio che rimanga agli atti, così come voglio che in commissione un assessore venga e quando gli si dice, mi raccomando, quest'anno avete fatto la scelta di acquistare 30 posti nei nidi nel privato accreditato perché farete un bando. Non è che con questo quest'anno va così, l'anno prossimo ne comprate 40 e poi 50 e poi facciamo una privatizzazione mascherata di passo passo. Assolutamente no, mi sono andato ad ascoltare di nuovo l'audio di quella commissione non più tardi di una settimana e mezza fa. Ieri sera davanti ai genitori, per adesso è così. E no, non funziona così, non è per adesso. Non è che in commissione si dice una cosa a noi consiglieri comunali e poi davanti ai genitori se ne dice un'altra e si inizia a buttare sasso. Se no, è no, perché noi vigileremo che questo non succeda e vigileremo a dove vengono comprati i posti, in quale strutture verranno comprate e soprattutto sulla qualità dei servizi richiesti e offerti. E saremo non con due occhi o quattro, con 100 occhi. È chiaro? Perché questo è il nostro compito di opposizione, ma non per fare ostruzionismo, per offrire un servizio efficace ed efficiente alla cittadinanza. Ovviamente voi avete la responsabilità di governare, a noi quella di controllare. Pro Aris, non si sa, il presidente non so nemmeno chi sia, CTP non si hanno tracce, forse dopo l'assessore alla Milano che era Ferrara, o l'assessore Pini magari ci potrà illustrare, almeno a che punto siamo arrivati con quelle cause che si rincorrevano da anni, me le ricordo già ai miei tempi, consigliatura 2007-2012. Le altre spese, la verifica di altre spese, abbiamo fatto una riforma della pianta organica del comune, abbiamo assunto anche se a tempo determinato 4 altre specializzazioni, 4 dipendenti comunali non andavano bene. I dirigenti del comune di Sesto non erano fidati per governare, non erano bravi, non erano in gamba. È così? Prego. La invito a concludere. Sì, concludo, Presidente. Non erano in gamba. Perché? Perché ovviamente la giunta che subentra, no, deve cambiare tutta la classe dirigente.
Anche sulla storia del disavanzo, ma signori, siamo realisti, ma voi avete mai sentito un'amministrazione in tutta Italia, purtroppo dico io da funzionario pubblico, subentrare a un'altra amministrazione e dire che casse floride che ci hanno lasciato? Ma quanti soldi che ci ha lasciato l'amministrazione precedente? Beh, ma con le finanze, ma purtroppo è così, Mi sarei voluto dilungare su questo discorso, ma non accade mai, io vi sfido a trovarlo un comune così. Purtroppo. Le risorse sono sempre meno e purtroppo amministrare con le poche risorse è ben più difficile. Con le risorse in abbondanza tutti siamo capaci di amministrare. Sono le scelte, quando si hanno poche risorse, che caratterizzano veramente la capacità e la bravura di una buona amministrazione. E soprattutto bisogna imparare a dire, ci dispiace se la cosa non è possibile, chiudo Presidente, la scelta che è dolorosa, ma l'unica scelta che potevamo fare è questa. Perché in alternativa sarebbe successo questo, questo e questo. E questo imparate a farlo, o altrimenti le bugie vi si ritorceranno sempre contro. Poi degli emendamenti, delle proposte, delle mancanze del DUP ne parliamo domani sugli ordini del giorno. Grazie Presidente. Grazie a lei, consigliere. Ha esaurito il tempo il Movimento 5 Stelle. Do la parola alla consigliera Iosa. Prego. Non va anche te. Grazie Presidente, buonasera. Giusto per interrompere il ciclo degli interventi che, come era immaginabile, comunque si stanno ripetendo, mi ero presa l'onere di fare un intervento mirato. Giuro di non aver letto l'intervento della consigliera Di Pietro. Però in seguito al suo intervento mi viene da dire che, e mi viene da chiedere comunque all'assessore Torresani, che forse sarà il caso che venga convocata in una commissione all'interno della quale si possa spiegare, perché io non credo di essere così precisa nel farlo nel mio intervento di stasera, sia il caso di convocare una commissione in cui comunque venga spiegato ai commissari, ai consiglieri, ai cittadini che vorranno partecipare quello che si sta facendo sulla partita impresa / commercio. Allora, si è parlato molto delle scelte politiche che sta compiendo questa amministrazione, scelte che vedono comunque uno spostamento, come ci siamo ripetuti nei più interventi, di risorse che potranno permettere, secondo il mio punto di vista, a questa città di potersi rimettere in gioco. Di tempo ce ne vorrà? Credo proprio di sì, e ne abbiamo avuto la conferma anche in commissione dal vice sindaco Caponi, ma la scelta di mettere molti dei lavori pubblici in spesa corrente e non in investimenti fa ben sperare che ci sia un obiettivo da raggiungere e non un vedremo da sognare nei prossimi anni. C'è molto da fare e la cosa che noto, ed è qui che dico forse è necessaria una commissione, perché da questo punto in poi credo che i punti di vista si distaccheranno un po'. Lo sforzo che vedo che si sta compiendo nel cercare di avere una visione di città, di rilancio, di interventi che in questi primi mesi di governo hanno per quasi la totalità funzionato a rincorsa, ma che con questa prima programmazione potranno avere un inquadramento che consentirà di lavorare passo dopo passo. In questi anni di grave crisi economica, che ha visto perdere il lavoro a molte persone, la chiusura di aziende, lo svuotamento di interi edifici che anche nella nostra città accoglievano uffici e accoglievano lavoratori, penso ad Impregilo, ad Alitalia, ad Wind, ad Alstom, a Pompe Gabbioneta, a Medtronic, ha lasciato decisamente delle ferite degli scempi sparsi nel quartiere, oltre alla chiusura a cascata di parecchie attività commerciali di vicinato. In questi anni mi sono spesso interrogata sul fatto che forse il mondo sta cambiando e tutto andrà inevitabilmente a rotoli. Però la domanda che mi facevo subito dopo è: noi come facciamo ad intervenire, come facciamo a cercare di mettere un freno
a questo rotolone inevitabile che tutti stiamo facendo. Spesso ho pensato che non ci fosse la volontà politica nemmeno di cercare non soluzioni ma possibilità. Non ci fosse, non c'è stata, la volontà di guardarsi intorno e di copiare, perché al mondo esiste già tutto. Basta prendere esempi da chi l'ha fatto prima di noi e cercare di applicarlo sul proprio territorio, di cercare modelli che comunque in qualche modo potessero funzionare. La domanda che mi sono sempre posta da commerciante è perché qualcuno dovrebbe scegliere di venire a vivere a Sesto San Giovanni. Cosa offre il nostro territorio per farci scegliere? In che cosa siamo più attrattivi di altri? Costruzioni di altro pregio? Qualcuna. Tasse più basse? Siamo allineati con gli altri. Zone verdi di convivialità? Non ce ne sono. Cultura, musei, sport? Risicati. Metropolitana, stazione ferroviaria, tangenziali? Ecco, questo sì. Ci diciamo sempre la città che permette tanto e tutto perché è ottimamente collegata. Ma tutte le domande fatte prima, che hanno avuto risposta neutra o negativa, portano in realtà ad usare Sesto San Giovanni come base per poi uscirne. Ci dormo, l'attraverso, ci lavoro, ma non ne usufruisco. Perché? Perché la nostra città è una città che non si capisce. Non si capisce dov'è il capo e dov'è la coda di questa città. Non si capisce che cosa vuole questa città. Non si è mai ripensata dal dopo fabbriche, ma ha solo tentato di sopravvivere. È sospesa nel vuoto. Noi l'amiamo perché ci viviamo, ci siamo cresciuti, ma concretamente se uno potesse guardarla dall'alto è veramente incomprensibile. Ancora più brutale se uno pensa a tutto quello che di umano, di associativo, di voglia di fare, di contribuire, di agire abbiamo su tutte le nostre strade, che comunque da tanto tempo continuiamo a dire che va messo in rete. Stasera è stato detto che l'assistenzialismo non si tocca, il sociale non si tocca, sperimentare i percorsi nuovi attraverso apertura ai privati non va bene. Quindi come pensiamo di muoverci? In questi mesi l'assessorato alle attività produttive, commercio, marketing territoriale ha aperto un canale attraverso il regolamento delle sponsorizzazioni che ci potrà aiutare a reperire risorse e forse a fare, a metterci sul mercato, a farci percepire come partner e non come oppositori della crescita. C'è il tema del marketing territoriale che guarda anche al recupero e al tema delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare pubblico, che impone alle amministrazioni locali una riflessione ampia e articolata che riguarda l'idea di città e di territorio che gli stessi intendono attuare o perseguire, in coerenza con il mandato ricevuto dai cittadini. Non c'è dubbio che le scelte di valorizzazione del patrimonio pubblico hanno un enorme impatto di natura sociale ed economica sulla città e sui territori e quindi sull'idea che si vuole cercare di sviluppare. Negli ultimi anni questa attenzione si è focalizzata da una parte sull'efficientamento, la razionalizzazione e la riqualificazione energetica per la riduzione e la ristrutturazione dei costi di gestione, dall'altra sulle innovazioni possibili nel campo della valorizzazione degli edifici pubblici, come contributo agli interventi di riqualificazione urbana del territorio tramite veicoli finanziari per ottenere dei rendimenti da proporre al mercato degli investitori. Idea di città e di territorio e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico sono un concetto che devono viaggiare insieme e non possono più essere scindibili. C'è poi il tema del commercio di vicinato, con la grossa spada di Damocle che vede una sofferenza talmente alta di tutti che tutti si aspettano la ricetta magica e la risposta magica, che non c'è. E perché non c'è? Perché è da costruire. E allora il lavoro è costruire azioni che interessano il quotidiano e le grandi idee che richiedono più tempo e che si devono sviluppare in sinergie con le altre deleghe territoriali. Perché se ogni assessore lavora per conto suo,
la quenta e il cerchio non si chiuderà mai. Il lavoro è contattare i grandi del territorio e farli partecipare alla vita della città, ai bisogni della città, perché se qui hai la tua sede e i tuoi uffici, io voglio che tu ci sia sul territorio. Il lavoro è l'intercettazione dei bandi, tutti i temi riportati anche nell'emendamento che ho protocollato. Perché non c'è la risposta magica? Perché la crisi persiste e perché sul nostro territorio spingono le forze dei grossi centri commerciali, a cui oggi si aggiunge prepotentemente la forza anche dell'e-commerce. Dobbiamo sforzarci di rivedere posizioni stantie e vetuste che ci stanno portando al collasso. Anche noi commercianti e imprenditori non possiamo pensare che se siamo nati così, moriremo così. Dobbiamo leggere, assorbire idee, spunti da chi è più avanti di noi. Cercavo in questi giorni sul web informazioni su come altri comuni affiancati dalle associazioni di categoria tentano di arginare l'annoso problema della chiusura dei negozi. Cercavo dati da portare nel giro dei quartieri che inizieremo a fare per raccogliere le istanze da fare al PGT, tema fondamentale nei prossimi mesi, su cui credo che la professionalità degli uffici e dell'assessore La Miranda, che ci hanno presentato il metodo di lavoro inclusivo che sta dietro alla stesura del PGT, potrà darci una grossa mano. Signori, non c'è veramente nulla. Tutti asseverano la crisi. L'importanza dei negozi, che ormai sono ritenuti appoggi necessari per azioni, per anziani e categorie disagiate, altro sul commercio di vicinato, e ho scaricato circa 15 comuni con 15 iniziative diverse, altro non c'è. Zero valore, zero bellezza e zero idee. Quindi sono andata a cercare i personaggi che si stanno occupando dei grandi temi di riconversione delle aree edifici, le prime dismissioni che iniziano ad essere delle grandi strutture di vendita. Mi hanno passato un articolo del professor Tamini, docente di urbanistica al Politecnico di Milano, su un intervento di variante del PGT a Bergamo, dove spiega molto bene, ad esempio, come può funzionare l'alleanza tra grandi marchi e piccole botteghe storiche. Ma questo però può accadere solo se si ha una città che può accogliere grandi marchi. Abbiamo il compito di essere voraci del cambiamento e assolutamente di non averne paura. Ma se tutto questo, la crisi, i centri commerciali e l'e-commerce, che come dire mi sembrerebbero già sufficienti, si aggiunge anche una città statica, non in grado di leggere le nuove esigenze banalmente di parcheggi, di cui abbiamo parlato con l'assessore La Miranda, di una viabilità che va rivista, della pulizia che comunque va messa a regime, della manutenzione delle strade, diventa veramente una partita persa a priori. Non si può tenere tutto fermo per non avere problemi e quindi è indispensabile che comunque la nuova amministrazione faccia delle scelte. Ho sempre pensato, seduta precedentemente nei banchi dell'opposizione, che la tenuta non può essere il fine di un buon governo. Chi governa si deve esporre, deve trovare soluzioni, deve tentare di arrivare alla fine del suo mandato e dire: ho trovato la città così e il mio contributo per migliorarla è stato questo, per elevarla. Per elevarla però bisogna tradurre le parole in atti, ma soprattutto in fatti. E gli atti e i fatti devono essere misurabili e accertabili, concretamente e tangibilmente. Di conseguenza mi permetto di dire che ci sono state delle considerazioni questa serata molto pesanti e molto offensive anche nei confronti di chi ha fatto delle scelte assolutamente non avendo un'idea del personale come quella che avete espresso stasera in una maniera pesantissima. E credo che le scelte che sono state fatte, le piccole scelte che sono state fatte all'interno di questo documento unico di programmazione vadano
verso la via comunque di rimettere in asse la città e poter ricominciare a lavorare. Non piaceranno a tutti, di questo siamo fermamente convinti. Ritengo assurdo però che la proposta possa essere: lasciamo tutto così com'è e al limite per rifare le strade fatevi un mutuo. Grazie consigliera Iosa, il tempo utilizzato è di 13 minuti e 24. Do la parola alla consigliera Chittò. Grazie Presidente, me lo sono scritta questa volta, così sto nei minuti. Allora, devo dire con estrema franchezza di aver trovato questa presentazione del bilancio alquanto vacua. Disponiamo, ci hanno messo a disposizione solo delle macro cifre. Non si comprende, o forse più probabilmente non intendete dichiararlo, come verranno gestiti i tagli al socio educativo. Il tema dei PEG che si faranno dopo è ridicolo. Del resto, se la Giunta può adottarli in una settimana è perché già ci ha lavorato, o almeno voglio sperare. Quindi non capisco tutta questa reticenza nell'entrare nel merito delle scelte che avete già fatto ma che non avete minimamente voluto esplicitare in commissione, che mi sono ascoltata tutte e due le commissioni molto attentamente nel fine settimana, visto che purtroppo non sono riuscita a partecipare durante tutto il tempo. In questa vacuità spiccano due aspetti. Ah, peraltro mi pare di ricordare che neanche l'assessora al socio educativo sapesse dirci molto rispetto a dove andranno a tagliare nei suoi settori. Vedremo. In questa vacuità spiccano due aspetti, dicevo. La querelle del presunto buco di bilancio e lo spostamento delle risorse del welfare. Con molta fatica si è compreso che lo squilibrio di cassa è dovuto a fatture da pagare. In commissione il ping pong e la confusione fra squilibrio e buco sono stati insistenti. Qualcuno ha detto che l'amministrazione che ho presieduto aveva gonfiato i bilanci per spendere allegramente. Stupidaggini, degne di chiacchiere da bar. Le fatture ancora da pagare indicano la fatica che si è dovuta fare negli anni per mantenere i servizi in un quadro di tagli statali feroci che sono ricaduti su tutti i comuni. L'ingessamento del bilancio non è di oggi. Il ritardo nei pagamenti è un dato, ahimè, comune a tutta la pubblica amministrazione. Ricordo, e la nuova amministrazione ovviamente ne ha contezza, che nella primavera del 2017 il comune di Sesto vantava ancora un credito di 1 milione nei confronti dell'erario nazionale. L'alternativa sarebbe stata quella di tagliare servizi fondamentali, dato che molti interventi di razionalizzazione, un po' più equi dell'alleggerimento del premio di produttività dei dipendenti che hanno redditi appena accettabili, li avevamo già fatti. Così come avevamo attivato sia il riaccertamento dei residui attivi e passivi che il recupero della morosità, che oggi vi consente di prevedere per questa voce una posta di bilancio ben più alta. Non si è tenuto conto minimamente, visto che c'è stato tutto un tornare indietro, del lavoro fatto rispetto al lavoro sui residui attivi e passivi. Si partiva nel 2012 da residui attivi di 68 milioni e passivi di 85 milioni per arrivare al consuntivo del 2016 con attivi di 59 milioni e passivi di 40 milioni. Non si è detto niente, visto che c'è stato tutto questo ritorno al passato, rispetto al fatto che nella relazione del MEF si è evidenziato come il nostro comune sia rimasto nei parametri e abbia risparmiato l'11,8% del suo bilancio, circa 3 milioni di euro sul personale, che il patto di stabilità interno in tutti questi anni è stato rispettato, che le norme sui vincoli della finanza pubblica rispettavano i principi di contenimento della spesa pubblica. Niente, ma non importa. Non è che rimarremo per questo ovviamente stupiti. D'altronde l'assessore Pini, come dire, fa parte di quella parte politica, partitica intendo dire, e che dal 2008 al 2011 ha governato questo paese mandandolo praticamente sull'orlo del fallimento. E questo fallimento è ricaduto ovviamente, questa preoccupante pesantezza è ricaduta pesantemente sui comuni, però ha fatto dichiarazioni alla stampa che sono al limite quasi della diffamazione. Andiamo avanti.
In questo contesto mi ha colpito e anche un po' indignato, ma non mi ha meravigliato, la scelta di spostare risorse dal socio educativo. La motivazione è che la spesa sociale a Sesto è più alta che nella media lombarda e quindi può essere parzialmente riallocata è del tutto politica e vi connota come amministrazione di destra, perché sono le stesse cose che per anni da minoranza al centrodestra la destra ha detto. Ignara quando non negatrice della storia di una città che dei servizi della solidarietà che nei decenni ha integrato e accolto al suo vanto. Trovo inquietante la risposta dell'assessore Pini che in commissione dice non toglieremo per quest'anno nulla a nessuno ma non lo daremo ad altri. Pensate che il bisogno si fermi per decreto? Oppure che possa essere affidato alla privata e compassionevole carità? Non che verde, ambiente e decoro siano poco importanti, ben inteso, ma le soluzioni per assicurarli non passano dal taglio del sociale, non si affidano alla riduzione del sostegno ai disabili negli asili nido. Formalmente corretta, se sia chiaro, la scelta di finanziarli per entrate, con entrate in conto corrente e non in conto capitale. Molto negativi gli effetti sui destinatari dei diritti sociali. E in questa direzione va l'emendamento che il Partito Democratico, come accennava la capogruppo Perego, presenterà domani. La lettura del DUP poi presenta anche parole molto pesanti e molto pericolose. Io mi soffermerò brevemente sulla questione del termovalorizzatore, del CORE. Si dice che è pericoloso, esattamente come si è detto che non è a norme, quindi pericoloso l'asilo di via 20 settembre. Bene, Presidente del Consiglio, se è pericoloso, domani si deve chiudere sia il termovalorizzatore che l'asilo di via 20 settembre. Poi ieri sera invece scopriamo dal Presidente del CORE che Regione Lombardia, amministrata come dire dalla stessa maggioranza politica che sta amministrando questa città, ha dato per altri anni la possibilità al termovalorizzatore di funzionare fino al 2028. Allora non è pericoloso. Peraltro basta andare a vedere anche delle relazioni di Legambiente dove si evince come il nostro termovalorizzatore, che è vero, è piccolino, non è performante da un punto di vista energetico, in realtà è uno di quelli che inquinano di meno, se vogliamo banalizzarlo. Però siamo in una regione dove il numero di termovalorizzatori è alto rispetto a quello che è la necessità, soprattutto con una cultura ambientale che è sempre più spinta, giustamente, va nella direzione del, come dire, riciclo continuo. Però decidetevi, allora non è pericoloso. C'è una questione però che riguarda il nostro termovalorizzatore, che per poter essere performante com'è da un punto di vista ambientale, ha bisogno di mangiare umido. E allora io mi spiego a questo punto il perché nel ritardo di questa amministrazione, di non essere andati avanti come previsto da programma nella raccolta dell'umido. La seconda, un pezzo di città doveva riprendere a partire con questa pratica già dopo l'estate. E spiace leggere sulla stampa delle falsità dette dall'assessore rispetto a non programmi previsti, piattaforma che deve essere modernato, tutto già deciso nel bando che avevamo approvato in commissione assieme, che è stato concluso nella scorsa amministrazione. Ritardo, però adesso me lo spiego. Non abbiamo ancora un piano industriale per la trasformazione, adesso speriamo che a breve, come dire, ci sia una sollecitazione, un'andata avanti. E questo rallentamento nella raccolta dell'umido coincide anche con un rallentamento nella presentazione di un bilancio di quello che è il progetto. Almeno siamo onesti con noi stessi. Quel forno ha bisogno di mangiare umido per non inquinare. Il ritardo quindi forse è dato da questo. La coincidenza di sicuro c'è. Non è pericoloso se Regione Lombardia l'ha prorogato fino al 2028. Dal DUP forse emenderei certe parole, ripeto, per me il garante è il Presidente del Consiglio. Ecco, peraltro appunto anche rispetto all'umido, sempre l'assessore, che mi spiace che non c'è questa sera, è vero, c'è, come dire, la fuga dell'amministrazione rispetto all'atto più importante, politicamente più importante per la vita di un comune. L'assessore ha detto addirittura che l'umido attualmente
non avrebbe avuto una collocazione all'interno della piattaforma, ma il nostro umido viene portato all'impianto di compostaggio di Cologno. Tante cose avrei dovuto chiederle. Bene, squilibri, necessità di risorse economiche, figuriamoci. Ecco, voi avrete in mano una grande opportunità, una grande, bellissima opportunità nei prossimi anni. Quella di vedere partire veramente la trasformazione della città che per troppi decenni è rimasta ferma. Da lì arriveranno ovviamente tante risorse economiche che dovranno essere impiegate per il bene della città in modo armonico ed equilibrato e attento. Assessore Pini, che non c'è, mi spiace, molto più attento di quanto non sia stato fatto in questi mesi, che in poco tempo, trattando con un privato, si sono persi 200.000 euro. Grazie. Grazie a lei, consigliere Chitò. Ho utilizzato 10 minuti e 16. Do la parola alla consigliera Pagani. Prego, consigliera. Grazie signor Presidente, Mari Pagani, Partito Democratico. Anch'io mi sono scritta all'intervento giustamente per cercare, essendo anche abbastanza prolissa, come si sa, di stare nei tempi. Allora, parto dalle cose che ci siamo detti ieri e dalle presentazioni che sono state fatte e concordo con ciò che è stato detto ieri sera, in fase di presentazione. E cioè che il bilancio è sicuramente l'atto politico più importante di ogni maggioranza di governo e va letto dentro il contesto dei valori che lo guidano. Quando le amministrazioni portano un bilancio, identificano come usare le risorse per migliorare la qualità della città e dei cittadini. Bisogna partire dal DUP, è stato detto ieri sera. Perché il DUP? È il DUP che motiva le scelte di bilancio e le rende operative. È la sezione strategica. Ma se partiamo dal DUP, dobbiamo partire, secondo me, da una domanda politica necessaria rispetto alla situazione che emerge. Perché ad oggi, dopo 9 mesi di governo, perché sono 9 mesi, né 7 né 8, ancora nel DUP non si parla di giovani, non si parla di anziani e salute. Non si parla di scuole, non si parla di famiglie, di educazione, di volontariato, di tutela ai diritti dei minori, di strategie di valorizzazione del territorio. Di queste cose nel DUP non si parla. Queste assenze non sono sfuggite a una parte di questa maggioranza, tanto che ha presentato emendamenti che di fatto riscrivono un nuovo DUP e di cui avremo modo poi di parlare domani, essendo emendamenti proprio. Perché ad oggi nelle linee programmatiche il sindaco non li ritiene questi argomenti degni di essere inseriti nel documento unico di programmazione, presenti con pari dignità e pari autorevolezza politica di tutte le altre questioni? Com'è possibile che dentro il DUP non ci siano, come preannunciato dalla stessa assessora che non c'è, appunto al welfare della terza commissione, le sue linee guida sulle politiche sociali? Gliele abbiamo chieste, ci ha detto le troverete nel DUP, nel DUP non ci sono. Certo, gli emendamenti di maggioranza sono previsti e permettono ai consiglieri di ampliare un lavoro che in maniera esecutiva viene svolto dalla Giunta. Ci si aspetterebbe però degli emendamenti correttivi. E invece il dato politico che sembra emergere è che parte di questa maggioranza sembra inseguire un DUP immutabile e a questo punto, permettetemi, viene da dire anche sì, universale. Peraltro, altra domanda politica. Quanto spazio c'è per gli emendamenti citati in termini di risorse economiche oggi nel bilancio affinché non siano semplicemente una manifestazione di sofferenza politica, ma un effettivo investimento per la città? L'altro assioma citato ieri sera è stato: noi abbiamo cura della città. Onestamente io faccio fatica a rintracciare la cura in molti degli atteggiamenti amministrativi messi in campo in questi 9 mesi. Direi che in questo momento, più che la cura,
Ciò che è stato ben affermato è il conflitto. Vi cito: bisogna dialogare con le istituzioni, invece si sono assunte posizioni chiuse ed estreme senza parlare il linguaggio della politica e fomentando la confusione che fa crescere la rabbia. Ma guardate che siete stati voi con le vostre decisioni a conquistare uno sciopero e voi a conquistare la manifestazione più partecipata degli ultimi 15 anni in 9 mesi di governo, altro che 72 anni. Peraltro, dentro contraddizioni enormi che oggi sono ancora più evidenti, dove la maggioranza, oltre ad apparire contraddittoria con i cittadini, lo è, a mio avviso, anche con se stessa. Le dichiarazioni del comitato genitori di ieri, che si sentono chiamare per un incontro convocato solo dal sindaco e dal presidente del consiglio, escludendo di fatto la parte civica, che ha peraltro in carico le politiche sociali, ne sono uno degli esempi più evidenti, oltre che più gravi. Vice sindaco Capponi, io ho apprezzato il suo commento di ieri sera. Sì, è vero, abbiamo sbagliato. L'ho detto anche al sindaco. A parte il fatto che, vabbè, lo dico con una nota un po' ironica, ma insomma ci sta anche. Forse sarebbe meglio che riuscisse a dirlo un pochino prima al sindaco, nel senso che se riusciamo ad evitare determinati sbagli, forse anche un pochino più funzionale, diciamo così, il consiglio. Resta il fatto che poi... Un'altra cosa che, come dire, che lei ha detto, scusate, ho perso un po' il filo. Ecco, un'altra cosa importante che lei ha detto, secondo me, è che a me piace discutere questa sera, perché io la trovo importante la cosa che è stata detta, è che noi stiamo costruendo un nuovo patto sociale con la cittadinanza. Però, a mio avviso, ci siamo dimenticati il significato profondo della parola patto, che prevede un accordo tra soggetti che hanno pari dignità nella discussione. Le responsabilità sono differenti, ma la discussione e la possibilità di incidere deve esserci. E i luoghi devono essere luoghi di dialogo e dovrebbero essere preservati perché considerati preziosi e non delle mere scocciature da calendarizzare 2 volte l'anno. Almeno, io direi, per chi ha fatto della partecipazione il suo metro di misura e di qualità rispetto alla cittadinanza. Invece, l'impressione che si ha è che voi pratichiate complessivamente un paternalismo. Vi dico che cosa è giusto. E anche il giusto, come il DUP, sembra che diventi immutabile e universale. Guardate che tutto quello che è accaduto in questi giorni si poteva evitare con un po' di buon senso, che anche qua, per citare le vostre parole, un buon padre di famiglia sicuramente ha. Su che cosa si basa questo nuovo patto di cittadinanza? Che cosa chiede e che cosa dà? Perché deve avere un senso e un guadagno per tutti quelli che chiamiamo a sottoscriverlo, altrimenti perché dovrebbero sottoscriverlo? Avete detto, finché avremo pareggio di bilancio gestiremo i servizi, altrimenti no. Un bambino costa alla città 1.090 euro, lo paghiamo tutti, ma solo pochi ne usufruiscono, a discapito dei marciapiedi da sistemare, dove invece ci camminano tutti. E allora, provocatoriamente, e qui mi piace citare il mio amico Andrea, consigliere Rivolta, che diceva alla fine questo è il divertente della politica, se è vero che non serve essere dei tecnici per capire se c'è un bilancio in salute o meno, allora, e lo dico all'assessore Pini che non c'è, non serve nemmeno essere dei fini tecnici per capire che la vostra operazione politica ha come assioma il conflitto tra i cittadini. Al suon di le risorse sono uniche per tutti, quindi ce le dobbiamo dividere come se fossimo in guerra, io scelgo le strade, i marciapiedi, a discapito di un bambino, di un disabile, di un anziano. Perché questi sono i tagli, non giriamoci intorno, questi sono i tagli. E questi sono pesi economici che devono sobbarcarsi solo le famiglie. Cittadini contro cittadini, bisogni contro bisogni. Alla faccia della moderazione, tanto auspicata ieri.
Questo mi sembra il perno centrale del vostro nuovo patto di cittadinanza, un patto dal mio punto di vista, doppiamente cieco. Non solo non rintraccia il benessere che la cura dei soggetti produce all'intera città e primo fra tutti al comune, ma questo pregiudizio chiude ogni richiesta proveniente dalla città. Dialogo è parlare, ma è anche ascoltare, e per ascoltare bisogna stare anche zitti e osservare, e monitorare, e mappare ciò che già esiste e funziona. La città ci può dire come fare comunità. Anche le comunità educano le istituzioni, e non solo viceversa. E non dobbiamo spiegare noi ai genitori come mettere in sicurezza i loro figli, perché siamo altezzosi se lo facciamo. Noi del Partito Democratico invece crediamo che un comune non sia un'azienda privata con un bilancio da trattare in termini civilistici e basta, che ha cassa zero come unico metro di funzionamento, di misura e di salute. Un comune ha compiti differenti. Se non fosse così, se si ragionasse solo nella logica del profitto, allora i servizi li chiuderemmo tutti, perché nessun servizio si sosterrà mai da solo. Non sono appunto competitivi nel mercato. E infatti ieri l'assessora Tita Ferrante, che sempre non c'è, no, è arrivata, fantastico, che l'assessore Tita Ferrante ieri ha detto: non mi posso certo, davanti ai genitori, non mi posso certo ipotecare il futuro. Allora, intanto per completezza, il futuro ipotecato non è certo quello dell'assessore, ma il limite sarà quello di migliaia di cittadini. E poi c'è un'enorme differenza, e questo lo dico anche alla consigliera Iosa, tra assistenzialismo e promozione sociale, tra tenuta e innovazione sociale, tra solidarietà ed egoismo. Forse ora è più chiaro ai cittadini, perché noi abbiamo dato e diamo priorità ai servizi. Lo dico all'assessore Pini, che ieri ha concluso dicendo: avete lasciato le risorse al caso e abbiamo capito perché. Io credo che le risorse al caso non le lasci nessuno, e non le lasciate nemmeno voi. Faccio degli esempi semplici ma concreti. Avete ridotto di 2/3 il finanziamento per il viaggio ai campi di concentramento, da 3.000 a 1.000 euro, una toppata grandiosa dal mio punto di vista, disconfermati da un'intera città che ha donato 2 volte tanto. Oltre 7.000 euro per i canti gospel, di cui quasi 6.000 euro alla società organizzatrice. Mi piacerebbe sapere dove era il buon padre di famiglia, forse a cantare nel coro gospel in quel momento. Mi piacerebbe sapere quanto è costato al comune il ricorso al TAR sulla delibera di decadenza del centro culturale islamico, e quanto costa oggi l'annunciato ricorso al Consiglio di Stato, e quanto costerà e a chi costerà l'eventuale danno erariale che si produrrà. Perché anche qui è davvero difficile comprendere cosa voglia dire tutelare l'interesse collettivo se l'interesse coincide sempre e solo con la maggioranza politica e non con la città. Prova ne è l'assessore di riferimento, che anche qui, alla faccia della moderazione, dice alla comunità islamica: se andate avanti a costruire, dopo la sentenza TAR ovviamente, se andate avanti a costruire troverete un muro di atti amministrativi ad impedirvelo. Ora, immagino che il sindaco lo definisca un consiglio bonario, come ha definito gli sgomberi alle associazioni, ma dal mio punto di vista ancora una volta si praticano porte chiuse, mentre i cittadini che vogliono venire a seguire i luoghi istituzionali sono perquisiti come dei delinquenti. Insomma, è in atto più che un patto, un vero e proprio, dal mio punto di vista, campo di battaglia. Se vogliamo parlare il linguaggio della politica, forse dovremmo fare in modo che il comune torni ad essere la casa di tutti, e sarebbe un bel segnale che, al di là del voto di oggi e vista la dichiarazione del sindaco fatta ieri sera su un bilancio mobile e in costruzione, che i tavoli convocati ieri possano essere il luogo dove rivedere le tariffe del CREA consuntivo, come è stato fatto per le mense anni fa, perché tecnicamente è possibile. Ultima cosa, brevissima, che vi chiedo: quale città avete nel cuore?
Come potete amministrare una città se non ne riconoscete la storia, la provenienza, i processi e la cultura? Avete in testa la città della paura o la città della fiducia? Perché i patti si fanno con le regole, ma nascono dal cuore. Grazie consigliera, ha utilizzato 13 minuti e 54. Pogliaghi. Prego consigliere Pogliaghi, a facoltà di parole. Grazie presidente. Avevo preparato un bello e lungo intervento molto didascalico, molto tecnico, punto a punto come fatto qualche altro consigliere, sui punti del DUP, quindi sulle linee programmatiche e quindi su quello che questo bilancio comincia a indirizzare, perché è il primo su cui iniziamo a indirizzare delle risorse con un metodo, con un modello differente. In realtà ho sentito talmente tante imprecisioni negli ultimi interventi che modificherò completamente il mio intervento rispetto a alcune indicazioni che sono emerse, secondo me, che non tengono conto veramente del funzionamento delle cose. In particolare, si è parlato tanto, parto dal tema tanto citato del buco di bilancio, dallo squilibrio di cassa, eccetera, eccetera. Non c'è bisogno di ribadire un'altra volta queste cose. Io dico solo una cosa rispetto a questo, che lo squilibrio di cassa, quando è troppo alto, anche un'amministrazione pubblica solidissima, nel tempo, va a gambe all'aria, cioè non riesce più a essere sostenuta, perché quando i debiti sono tali, i fornitori non lavorano più. Nel momento in cui io devo pagare da 3, 4, 5, 6, 7, 8, ci sono debiti fino a 10 anni di pagamento di imprese, magari piccole. Queste non ricevono i soldi e se gli si chiede qualcosa non lo fanno più e dopo nel mercato non ne trovo più, oppure lavorano male, oppure quant'altro. Questo porta a far sì che nel momento in cui io pago ho poi una situazione in cui non mi rimangono i soldi per pagare quello che devo fare nella gestione ordinaria, per pagare gli stipendi, per pagare tutto quello che è il funzionamento ordinario, le bollette e quant'altro, che sono gli oneri che ha normalmente ogni comune. Quindi è vero per certi versi che le amministrazioni pubbliche vanno avanti tranquillamente in squilibrio di cassa per un po' di tempo, ma alla lunga questa cosa è completamente dai responsabili e questa cosa è una cosa che ha creato ormai uno snervamento. Faccio una metafora ingegneristica che mi piace utilizzare. Allora, è come se sostanzialmente il bilancio del comune fosse una bellissima barra a T, di quelle trafilate dalla Falck negli anni 50, bella, dritta, liscia, perfetta, che sorregge un certo carico. A un certo punto il metallo ha una certa resistenza. Quando il carico supera un certo livello, la barra si dice si snerva. Cosa vuol dire? Vuol dire che non può più ritornare alla situazione originale, a meno di fare interventi strutturali. Cosa vuol dire interventi strutturali? Vuol dire che devo fare degli interventi per cui devo rifonderla, riscaldarla, modificarla. Non tornerà mai più come è uscita dalla fabbrica. Questo è quello che è successo al bilancio di Sesto. Cioè è arrivata a una situazione in cui sostanzialmente la barra si è snervata e conseguentemente servono interventi strutturali per riportarli a posto. Come si fa a riportare a posto? Per riportare a posto servono una serie di interventi anche dolorosi, che necessitano di molto tempo e che necessitano di grandissima responsabilità, cioè di non mettere sul piatto ulteriori debiti, perché mettere sul piatto ulteriori debiti vuol dire in maniera completamente irresponsabile andare a creare ulteriore squilibrio.
vuol dire che ogni posta straordinaria che entra andrà a ridurre questo sbilancio di cassa e vuol dire sostanzialmente che ogni risparmio andrà anch'esso a ridurre questo sbilancio di cassa, non andrà a essere speso immediatamente dopo. Questa è una prima considerazione. La seconda considerazione invece è sulle partecipate. Allora, qua è un po' più tecnica la questione, nel senso che sulle partecipate la questione è che serve una valutazione attenta, come si è detto qualche tempo fa all'assestamento di bilancio. Una valutazione molto attenta anche da un punto di vista di valorizzazione di queste società. Perché, come ricordiamo, a parte CAP, che è una società che vive benissimo, maneggia l'oro blu, come viene chiamato, che fa grandi profitti effettivamente, anche se è una società pubblica, non li divide per statuto, ma le altre partecipate sono tutte società praticamente in risanamento. Farmacie viene da una situazione debitoria importante, Core, lasciamo stare, dalla situazione sta appena appena in equilibrio, quindi vengono da risanamento e hanno alto rischio di gestione. Quindi la valutazione necessita di tempo e grande attenzione, ma il fatto sta che queste società, non è che si può dire, come ho sentito in altri momenti, prendiamo, vendiamo le farmacie, vendiamo il Core, vendiamo la partecipazione, chiudiamo ProAris e quant'altro. Cioè, abbiamo detto queste cose, chiudiamo, vendiamo ProAris. E come fa il Core a vendere il suo calore? Cioè, se si vende ProAris, chi se lo compra? O il Core o A2A? Il Core, lasciamo perdere. A2A non se lo compra. Perché? Perché il valore di ProAris è lo scambiatore. E chi mai si compra uno scambiatore di calore del valore di circa 3 milioni di euro, così è quantificato, uno scambiatore di calore che è legato a una società che è Core con tutta la difficoltà che ha Core, non certo A2A. Quindi queste sono, come dire, questioni che richiedono necessariamente valutazioni molto attente, perché sennò si tratta di disperdere o dissipare patrimonio pubblico. Idem per farmacie. Farmacie bisogna vedere che una società che col fatturato che ha un utile di 300.000 euro. Dovrebbe essere una miniera d'oro farmacie, perché tutti quelli che gestiscono farmacie, Milano ne è l'esempio, fa grandissimo business, come tutti quelli che bruciano rifiuti fanno moltissimo business. Quindi non è possibile dare delle motivazioni così a caso per dire ripianiamo svendendo società partecipate. Si valutano società partecipate, si valutano piani industriali, si valutano tecnicamente e poi si prendono le decisioni su queste cose. In ogni caso ricordo che fra una settimana sono due consigli aperti in cui parleremo nel dettaglio di farmacie e di Core e delle sue situazioni, proprio per iniziare quel percorso che era stato condiviso anche su suggerimento del consigliere Piano di valutazione insieme, e questa è partecipazione. Per quanto riguarda invece un giudizio sul bilancio, allora il bilancio in questo caso è stato molto attento a mio avviso, nel senso che è fatto di alcune voci di spostamento che denotano una politica coraggiosa. È stato denunciato all'inizio mancanza, quasi completa mancanza di coraggio nelle scelte, ma le scelte sono state fatte e sono ben precise e i modelli di scelta rispettano la politica di questa amministrazione e di questa giunta. La scelta è stata di trasferire ai lavori pubblici una cifra che è circa 1.100.000. Tale cifra è stata sottratta alla parte socio-educativa. Questa scelta è stata una scelta per restituire, in una logica, in una scelta politica, restituire alla città una dignità, perché la situazione della città non è fatta solo dei bambini, e ve lo dico da padre di famiglia di due bambini piccoli che non hanno potuto accedere agli asili nido,
per gli asili nido sono per 400, ci sono tante famiglie in attesa che manco ci provano più, manco ci hanno provato più all'epoca dei miei bambini, e quindi bisogna ampliarla l'offerta, ma non divergo su questa cosa. Quindi va restituita anche agli anziani che sono in giro per i marciapiedi, inciampano e fanno una causa a settimana, perché inciampano, cadono e fanno causa al comune. Cioè va restituita anche a quelli che circolano per la città, che la frequentano, perché magari ci sono qua a lavorare e se vedono un degrado totale dicono: ma io in questa città non ci voglio mettere più piede. Va restituita all'attrazione e quindi investimenti anche per rendere la città un pochettino più bella. Chiaro che con un bilancio così ingessato sono minimi, quindi trasferire a Sesto 1.100.000 è pochissimo, però è un inizio che magari mette in sicurezza, come ci diceva il vice sindaco giorni fa, mette in sicurezza magari un passaggio pedonale dove è morta una persona. Queste sono restituzioni ai cittadini per tutti, per tutti. Chiaro che se uno strumentalizza e mette sul piatto della bilancia un bambino, due bambini, tre bambini in più rispetto a un intervento sulle opere pubbliche, evidentemente il pareggio non torna mai, non si fa sui bambini. Sui bambini la scelta è proprio differente rispetto a quello che è stato fino ad oggi. È una scelta di convenzioni che io spero si amplieranno. Quest'anno abbiamo parlato di convenzione per 30 bambini, di cui, come ricordiamo, sono 16 in più, per essere precisi nei conti, rispetto alla cifra totale, 30 bambini in convenzione, ma qua è tutto da sviluppare, qua è 50 anni che non si fa niente sulle convenzioni sul privato, quindi poi dopo non ci sono più manco le strutture, cioè non c'è più niente, cioè c'è il deserto come c'è nel deserto nelle partecipate. E quindi la conseguenza, e chiudo il mio intervento, sono scelte politiche, sono scelte coraggiose, ma soprattutto sono scelte responsabili, perché, ripeto, non si può andare avanti a indebitare, che è una situazione che ingessa di giorno in giorno di più, e ci sono 82.000 persone che giustamente ne tengono conto. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Pogliaghi ha utilizzato 11 minuti e 50. La parola al consigliere Recupero. Prego, consigliere. Grazie, Recupero, lista di Stefano. Cari colleghi e gentile pubblico, ho ascoltato ieri sera con interesse la relazione del nostro assessore Pini. Prendo atto che, nonostante tutto il disastro passato, sia possibile tenere fede a tutte le prestazioni obbligatorie dovute da una buona amministrazione comunale. Grazie all'ottimo lavoro dell'amministrazione nell'intenzione di ripianare la situazione finanziaria, con questa riusciamo anche a dare un importante contributo ai servizi di pubblica utilità, anche se non nella misura che ci piacerebbe. Volete scusare se, come uomo del popolo, dico che quando la signora Maria spende dei soldi che non ha in mano, fa un buco nel bilancio familiare, che tocca ad altri rammendare. Se buchi quello familiare, paga la famiglia. Se buchi quello comunale, pagano i cittadini. Mi dispiace per quei cittadini che devono concorrere ai servizi di cui sono i soli fruitori. Pensino solo che lo devono alle loro cattive scelte elettorali del passato. E se perseguiranno con le buone scelte attuali, andremo a comprendere anche i servizi non obbligatori, ovvero i servizi a domanda individuale. In un semestre di buon governo è stata messa una toppa da 1.000.000, altri 13 semestri così e il buco sarà chiuso. O come dicono i fini e i tecnici, lo squilibrio di cassa sarà riequilibrato. Per i prossimi 9 semestri potete contare su tutto il nostro impegno, per questo che resterà ci vorrà probabilmente un nuovo mandato. Un invito a qualcuno della minoranza: se non capite, chiedete, se volete conoscere anche, le commissioni tecniche servono per quello. Postare errate convinzioni sui social genera ansia e preoccupazioni ingiustificate. È compito dei consiglieri eletti rappresentare i cittadini presso l'amministrazione, di tutti i consiglieri. Siamo disponibili ad ascoltare tutte le ragioni,
anche portate dalla minoranza in commissione e nel caso condividerle. Non siamo disposti a subire chiunque abbia cattiva intenzione e pensi di risolvere le questioni fuori dal percorso democratico. Come lista civica siamo a disposizione di ogni comitato spontaneo, come di ogni cittadino che abbia un problema o voglia avere rassicurazioni sull'attività comunale, che abbia un bisogno o un sogno da promuovere. La nostra porta è sempre aperta e sul sito del Comune ci sono i nostri indirizzi. A chi pensa di passare dal retro, in democrazia ricordiamo che non deve stupirsi se anziché ascolta attenzione trova altro. Dopo qualche decennio di cattive abitudini, assesto è una novità. Ma nei paesi avanzati funziona bene da qualche secolo. Noi lo sappiamo, voi speriamo impariate presto. Grazie. Grazie consigliere Recupero, ho autorizzato 2 minuti e 57. Do la parola al consigliere Cozza. Prego consigliere, a facoltà di parola. Grazie. Grazie presidente. Anch'io mi ero preparato l'intervento scritto che poi leggerò, però prima voglio dire una cosa. Ho sentito stasera tante critiche, tanti giudizi negativi venire dall'opposizione, e non voglio rispondere a tutte, per carità, è giusto, l'opposizione fa il suo lavoro, il suo ruolo, il suo compito, però due cose mi sono segnato a cui non posso non replicare, non commentare. Uno, qualcuno ha detto avete seminato odio, pregiudizio e sospetto. Mi spiace che la consigliera che l'ha detto è uscito, perché io questa accusa sinceramente non può, non la posso accettare, perché io non sono una persona che semina né odio, né pregiudizio, né sospetto, e non sono andato in giro a fare queste cose, quindi non accetto queste accuse. E questa è una cosa. E l'altra, è stato prima, parlando di quello che è successo nei giorni scorsi, la consigliera Franciosi ha detto una cosa che speravo di aver capito male, però l'ha ripetuta due volte, e spero ancora di aver capito male, poi rileggendo i verbali, di essere smentito, ma ha ammesso che ci sono state violenze fisiche e verbali, e non lo ha negato, lo ha ammesso e le ha poi giustificate con il fatto che queste persone avrebbero trovato le porte chiuse. Questo, secondo me, anche questo non è accettabile. La violenza, ripeto, spero di aver capito male, ma la violenza non si può mai giustificare. Porte chiuse o aperte, mai. Ripeto, spero di aver capito male. Se ho capito male, meglio così. E passo al mio intervento sul bilancio, che invece leggo. Ho apprezzato particolarmente in questo bilancio che, in linea con le posizioni del centrodestra e mantenendo fede agli impegni elettorali, non vi è stato alcun aumento delle tasse. Infatti le aliquote sono state tutte confermate e la previsione delle entrate tributarie appare in linea con quelle dell'anno scorso. Certo, sarebbe bello nei prossimi anni riuscire addirittura ad abbassarle, cominciando dalla progressiva riduzione della TOSAP, ma per poterlo fare bisogna prima risanare questo forte squilibrio di cassa di cui tante volte si continua a parlare, che è stato lasciato dalle precedenti amministrazioni. E su questo mi fa specie che si sia continuato a giocare sulle parole, sui termini, sul squilibrio di cassa, buco di bilancio. Anch'io, come uomo del popolo, dico che ci sono dei debiti da pagare, fatture da pagare a gente che ha lavorato, che a sua volta ha famiglie da mantenere, stipendi da pagare, e mancano i soldi, lo dico a beneficio di tutti quelli che come me non sono degli esperti di bilancio, mancano i soldi per pagare i debiti, punto. Non mi sembra una bella cosa. Vedo poi una diminuzione del totale delle spese correnti che dà così l'avvio a una spending review, che non significa banalmente e semplicisticamente tagli, bensì una razionalizzazione delle spese e una riduzione di quelle non necessarie, unitamente a una eliminazione degli sprechi. E questa diminuzione delle spese correnti, nonostante siano state messe a spesa corrente cose che prima non c'erano, come scuole, strade, verde. Un altro punto, a mio avviso degno di nota, è che è stato appostato un fondo crediti di dubbia esigibilità di 5 milioni. Se non sbaglio, l'entità di questo fondo
viene determinata sulla media dei mancati incassi dei 5 anni precedenti. Quindi è un dato preoccupante che il livello dei mancati incassi sia così alto. Non so quale sia la spiegazione tecnica, ma l'impressione è che o chi c'è stato prima non è stato bravo, non è stato in grado di riscuotere i crediti come avrebbe dovuto, oppure la tassazione era troppo alta e i cittadini si sono trovati incolpevolmente nell'impossibilità di pagare i loro debiti all'amministrazione comunale. Saluto poi con favore la scelta di aumentare l'organico della Polizia Locale con l'obiettivo di ripristinare il turno notturno della Polizia Locale, segno concreto dell'attenzione di questa amministrazione per il tema della sicurezza. Tema della sicurezza che è una priorità per il centrodestra e che io personalmente sento molto. È inaccettabile che i cittadini, le famiglie, i bambini, gli anziani, gli onesti lavoratori non possano andare in giro tranquilli per la loro stessa città. Un maggiore impegno per la sicurezza è fondamentale, perché una mancanza di sicurezza è di fatto una limitazione, se non una privazione della nostra libertà. Più in generale, apprezzo la previsione e l'impegno, evidenziato nelle linee programmatiche, di dedicare alla sicurezza della città impegno, attenzione e risorse, con azioni concrete come telecamere di sicurezza, progetto Smart City, nuovo commissariato di polizia, le videocamere, in ingresso e in uscita della città, eccetera. Infine, ultimo punto, è positivo che vi sia uno stanziamento, anche se economicamente modesto, ma politicamente significativo, a favore del progetto che il Comune ha avviato con l'Associazione delle Famiglie Italiane. A questo riguardo ne approfitto per ringraziare l'amministrazione e in particolare il sindaco, il vice sindaco Caponi e l'assessore Tittaferrante per l'adesione del Comune di Sesto San Giovanni alla rete dei Comuni Amici della Famiglia, altra azione concreta che va nella direzione di porre la famiglia al centro con un ruolo attivo per essere essa stessa una sana risorsa per il bene comune, alla quale si deve riconoscere il ruolo di asse portante della società e produttore di benessere, non di mero consumatore di servizi sociali. Famiglia, colgo l'occasione per ricordarlo, è la famiglia naturale, unica menzionata dalla nostra Costituzione, dalla Costituzione della Repubblica Italiana, cioè quella fondata sul matrimonio tra uomo e donna. Il progetto avviato è solo l'inizio, c'è ancora molto da fare, naturalmente, non è sufficiente. È un punto di partenza, non un punto di arrivo. E voglio anche evidenziare il fatto che, a mio avviso, il fatto che siano stati stanziati solo 10.000 euro non è di per sé negativo. Anzi, è giunto il momento di progettare e attuare un nuovo sistema di welfare di tipo sussidiario che favorisce il protagonismo dal basso dei soggetti sociali e generativo, capace di scoprire e suscitare energie. Una concezione che vede la famiglia come protagonista e l'amministrazione pubblica che interviene solo in via sussidiaria, favorendo la famiglia e non sostituendosi ad essa. Non più un welfare di tipo assistenzialista, in cui lo Stato e la pubblica amministrazione pretendono di sostituirsi alla famiglia, vista come destinataria di servizi assistenziali. Solo tale prospettiva può permettere di trasformare i vincoli economici e sociali imposti dalla crisi in opportunità di crescita e responsabilizzazione di tutti i soggetti sociali. Quindi il mio giudizio su questo bilancio è assolutamente positivo. Grazie a tutti. Grazie a lei, consigliere Cozza. Ha utilizzato 7 minuti e 46. Do la parola al consigliere Leo. Grazie Presidente, grazie a tutti i consiglieri. Nei pochi minuti che mi rimangono farò soltanto, diciamo, una riflessione di tipo politico, non mi addentro nelle cifre dove i miei colleghi sono già ampiamente intervenuti, anche altri colleghi della minoranza che ringrazio per il contributo all'arricchimento del dibattito di questa sera. Il titolo del mio intervento, perché mi sono dato un titolo, è "Non ci sono buchi di bilancio". Questo vogliamo ribadirlo con forza, è stato detto dal dottor Giammarrusti, segretario generale.
Quindi questa sera siamo qui a discutere, come sappiamo, la proposta di delibera sul primo bilancio di previsione di questa amministrazione. Vorrei iniziare questo intervento, quindi riprendendo la frase del dottor Giamarrusti, non ci sono buchi di bilancio, che questi fantomatici buchi di bilancio sono stati utilizzati spesso come slogan propagandistici per gettare ombre e fango su quella parte politica che ha amministrato questa città per molti decenni. Una gestione a detta vostra e che continuate a ripetere, come il suono di un vecchio disco rotto, disastrosa, fatta da incapaci, fatta da incompetenti. Come se questa città, dove sono nato e cresciuto, non avesse mai offerto degli standard di qualità dei servizi o strutture pubbliche fruibili di qualità medio-alta. Una città che conosco, a cui sono affezionato e per la quale negli ultimi 20 anni mi sono impegnato politicamente e con assoluto spirito di servizio. Una città di cui avete preso in mano la gestione e di cui avete ereditato servizi e infrastrutture, come scuole, impianti sportivi, eccetera, che, anche se bisognose di miglioramenti e di manutenzione, sono comunque un patrimonio e sono comunque motivo di orgoglio per l'avere negli anni precedenti realizzati. Ad esempio, siamo stati e siamo una delle città dell'Interland milanese col più alto numero di impianti sportivi rapportato alla popolazione, che certamente in alcuni casi sono da rivedere, da riqualificare, non sono certo però così fatiscenti e inadeguati. Certo, alcuni sono datati, ma per anni hanno fatto il proprio dovere, consentendo ai cittadini di praticare molti sport. Ho sentito dire e ripetere in commissione e in quest'aula che la strategia che vuole adottare questa amministrazione è quella di mettere più risorse nella manutenzione, strade, giardini, arredamenti pubblici, eccetera. Certo che ad ogni cittadino sapere che vi saranno più risorse per la manutenzione, ed anche al sottoscritto, non può che far piacere, ma tutto ha un prezzo ed il prezzo da pagare lo pagheranno comunque i cittadini. Nessuno ha la bacchetta magica e tantomeno questa amministrazione. Le scelte politiche sono uno spostare solo la coperta delle risorse tirandola da una parte e scoprendo un'altra parte, e cioè i servizi di interesse sociale a richiesta. Vedete, chi amministrava prima e che ha lasciato comunque i conti in ordine, se così non fosse i revisori dei conti, dei bilanci precedenti sarebbero stati perseguiti dagli istituti preposti, ha dovuto lottare negli ultimi anni con uno strumento, una cosa che si chiamava patto di stabilità. Per mantenere a posto i conti e non sforare il patto di stabilità, era preclusa la volontà di fare investimenti e accendere mutui, che come conseguenza ha portato a fare delle scelte privilegiando i servizi ai cittadini. E questo ovviamente è un dato di fatto. Adesso voi avete una grande fortuna, che da circa un anno a questa parte c'è la possibilità di poter fare gli investimenti e quindi di sforare quello che era il patto di stabilità. Di conseguenza è possibile fare molto di più di quello che sono riuscite a fare le amministrazioni precedenti, senza contare che a breve potrebbero incominciare a entrare nelle casse dell'amministrazione con la partenza della riqualificazione delle aree ex industriali gli oneri di urbanizzazione derivanti dalle nuove costruzioni. Quindi la vostra scelta politica, con conseguente disagio di una parte della popolazione, in quanto decidete di tagliare e di aumentare le tariffe dei servizi a domanda individuale, non è comprensibile e poteva essere evitata. Ma voi avete deciso diversamente, e scusate se mi permetto, anche prendendo in giro le persone che hanno protestato, facendo finta di non prevedere un malcontento, giocando sugli equivoci o sulle dimenticanze di un possibile dialogo chiarificante, conciliante e costruttivo. Avete scelto la linea dura, altro che dialogo. Totale mancanza di sensibilità nei confronti di esigenze di famiglie e di persone che non possiedono certo grandi risorse economiche o anche logistiche, tipo l'aiuto dei familiari. Questo è il vostro metodo e questa è la vostra visione politica,
che non si cura delle esigenze dei cittadini. La vostra arroganza e la vostra cecità ha fatto sì che una delle vostre grandi battaglie in campagna elettorale, come la moschea, adesso per voi è un problema con i vostri elettori. Come tutti gli altri slogan elettorali, per non parlare della buffonata della torta dei 200 d'Aspo e delle dichiarazioni in perfetto stile anni 30 da parte di un assessore. Abbiamo ripulito la città. Da cosa l'avete ripulita? Se si riferiva alla pulizia delle strade, ma non credo, beh, direi proprio che non ci siamo, sono più sporche di prima. Su slogan populisti con cui tutti voi avete parlato alla pancia dei cittadini e su cui avete costruito un consenso e un successo basato unicamente su un cartello elettorale che a solo pochi mesi della vostra vittoria fa fatica a stare insieme, non pensiate che ci facciamo incantare dalla facciata. Lo sappiamo che in questo siete abili, anzi oserei dire maestri, soprattutto nella comunicazione, a farvi fotografie in ogni occasione. È un po' come in un film di Checco Zalone, in modo anche un po' provinciale, ruspante, per postare poi tutto sui social, ad ottenere un mi piace in più o un bravo sindaco o un continua così. In alcuni casi però queste fotografie postate sui social sono considerevolmente diminuite. Stesse situazioni, stessi luoghi di degrado, dove non è cambiato niente, che prima venivano fotografate e postate in quantità industriale da alcune persone. E sinceramente mi chiedevo, ma queste persone che non sono pensionati, come fanno a essere sempre in giro per la città a far fotografie? Adesso, miracolosamente, raggiunto lo scopo, tutto quel lavoro propagandistico non c'è più. Perché, direte voi? Sono stati risolti tutti i problemi del degrado urbano? No, i problemi sono ancora lì e ben visibili. Allora cosa è cambiato? Che si è dall'altra parte della barricata, dalla parte di chi lo governa, e quindi far vedere che tutto va bene, non parlare di problemi che si sono risolti o che si è più grave degli altri. Ma così, come dice un vecchio amico molto saggio, dopo un po' l'innamoramento finisce e o si ama veramente questa città oppure poi la gente, quelli che vi hanno votato, si accorge se si gestisce un comune solo come una vetrina allo scopo di mettersi in mostra oppure se si ama veramente profondamente e con il cuore questa città. Grazie Presidente. Grazie a lei, consigliere Leo, ha utilizzato 8 minuti 19. Do la parola al consigliere Lanzoni, ha facoltà di parola al consigliere. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Sono state dette molte cose, è chiaro che qual è la città che noi abbiamo a cuore? Noi abbiamo a cuore Sesto San Giovanni e non a caso è chiaro, no? Sesto nel cuore. Sesto è fatta da 80.000 persone che hanno bisogno e hanno esigenze. Il nostro slogan in campagna elettorale era Sesto si cura. Quindi si cura in sé ha due concetti: il prendersi cura della città e di conseguenza favorevolmente accolgo la possibilità di iniziare a fare manutenzione in questa città e favorevolmente accolgo quindi di vedere le nostre strade non con le buche, come invece i vostri slogan citano, più buche, meno tagli. Non dobbiamo ripeterci tutte le volte che squilibrio eccetera, ma guardiamo solo il DUP del 2014-2016, perché così diciamo è interamente vostro. La parola manutenzione è riportata 39 volte. Riqualificazione delle palestre, si prevede interventi di manutenzione. Andiamo a vedere le palestre come sono conciate e ci rendiamo conto che forse di manutenzione se n'è fatta veramente poca. Poi aspettiamo di fare manutenzione quando i soffitti crollano, ci sono gli sfondellamenti e poi ci preoccupiamo di dare sicurezza ai nostri figli. Citavate nel DUP del 2014 che in un quadro di scarsità di risorse della spesa di manutenzione
sono le prime ad essere tagliate dai bilanci e che quindi va tutto in degrado il patrimonio della pubblica amministrazione e inficia questo degrado nella qualità dei servizi erogati, ovviamente, perché inficiano nel comfort degli stessi e di conseguenza anche per quanto riguarda le persone che frequentano determinati luoghi. Da questo punto di vista diciamo che questa amministrazione non può dire chiaramente la situazione com'è e come è stata ereditata. Giocate sui termini, va bene, potete farlo, ma chiaramente la situazione è in sofferenza, in difficoltà. Questa amministrazione non può non agire da buon padre di famiglia e infatti quello che ci siamo trovati in pochi mesi, stiamo rimboccando le maniche, facendo sacrifici e lo stiamo già riducendo. Non entriamo nell'idea di aumentarlo, lo dobbiamo ridurre e noi lo stiamo già facendo. Sesto, allora, le strade a Sesto sono 86.000 chilometri. Basta in una settimana girare con la macchina per Sesto, vedere i social, se volete vedere i social li vedete anche voi. E le stesse persone che mi vengono a dire più buche, meno tagli, sono le stesse persone che da quando hanno perso, da questo punto di vista, che si è invertita la frittata, postano le foto delle buche, delle strade e pretendono interventi in tempo zero. Questo non è corretto. Non è corretto, a Sesto abbiamo 20.000 alberi, come hanno detto i colleghi, e 600 rischiano di crolli. Quando crolla però un albero vicino a una scuola, ci si preoccupa della sicurezza. Però si fanno i tagli degli alberi in Viale Casiraghi solo prima della campagna elettorale. Mettiamoci d'accordo. Noi ascoltiamo tutti i cittadini, non ascoltiamo solo una parte, li ascoltiamo tutti e non abbiamo bisogno di andare nelle piazze o nei quartieri per condividere le cose, noi già le sappiamo. I cittadini ci hanno votato perché li abbiamo ascoltati non ieri, ma da tempo. Probabilmente voi non li avete ascoltati. Sentire dalla Perego che questa giunta è incapace, dalla consigliera Perego che questa giunta è incapace, voi invece siete stati bravissimi, eh? Siete stati bravissimi. Sentire le parole di... me le sono segnate anch'io, consigliere Cozza. Odio, sospetto e sfiducia. Me le sono segnate perché veramente... Se poi dite che noi facciamo odio, si vada a rivedere la sua pagina Facebook dove dei suoi sostenitori dicono sobillare e fomentare le famiglie. Cioè, lei non è intervenuta, l'ha letto, forse qualcuno scherzava, no? Per favore, per favore. Suggerimenti gestionali non ne abbiamo bisogno, no? Grazie. Piuttosto sbagliamo? Va bene, ma fateci lavorare. Fateci lavorare senza fomentare e istigare le persone. Mi è piaciuto molto Bonomelli il racconto del suo sogno, impostato in questo modo, è veramente, mi è piaciuto. Sicurezza, perché Sesto sicura, no? Io mi chiedo, visto che si parlava anche di telecamere, ma come avete fatto voi a spendere tutti questi soldi, a spendere 40.000 euro all'anno di connessione per le telecamere, avere speso 16.000 euro per una telecamera che manco c'era da quando è stata fatta la piazza dell'Esselunga, è stata smontata e non è mai stata più rimessa? Ma come avete fatto? Noi abbiamo una visione anche in prospettiva tecnologica. Noi abbiamo comprato, da questo punto di vista, subito, ai fini della sicurezza, un targa system che ci ha permesso di ottimizzare il servizio dei nostri agenti e siamo riusciti, cioè è quel lettore
volante che ti dice subito a questo punto di vista se una macchina è assicurata, se è al bollo o no. E da questo punto di vista mi risulta che sono stati rilevati 40 veicoli non assicurati, 92 senza revisione, che circolano nelle nostre città e che da questo punto di vista ovviamente possono, in caso di incidenti, anche recare danni e ci sono dei problemi. E siamo riusciti comunque a incamerare e a incassare circa 51.000 euro. Non vorrei sbagliarmi, ma comunque più o meno sono queste le cose. Di Cristo, li abbiamo chiariti allora i termini, squilibrio, li abbiamo chiariti. Però da questo punto di vista non possiamo far finta di niente. Non possiamo far finta di niente. Allora, e non mi risulta che, visto che ultimamente c'è il problema degli asili, non mi risulta che nessun bambino venga lasciato in mezzo alla strada, non mi risulta assolutamente questo, e di conseguenza, secondo me, il chiudere un 20 settembre è una scelta sofferta, ma comunque oculata. Pagani, lei ha detto bisogna avere cura della città, consigliera. Consigliera Pagani, mi scusi. Ne avete avuta tanta voi di cura per la città, eh? Poi mi ero segnato un'altra cosa, perché quando è iniziata la mia esperienza in consiglio comunale, un consigliere del vostro stesso partito mi ha accolto molto bene dicendo: noi abbiamo vinto, noi comandiamo. Infatti ho detto: mamma mia, se... mi sono sentito dire così. Noi alla fine prendiamo delle decisioni le prendiamo ascoltando la città, e vi ricordo che la città è fatta da 82.000 abitanti. Ok, grazie. Non sono quelli che hanno votato. Grazie, consigliere Lanzoni, ha utilizzato 9 minuti. Do la parola alla consigliera Pastorino, ha 5 minuti a sua disposizione. Sì, un attimino, mi scusi Presidente, volevo intervenire inizialmente sull'ordine dei lavori. Allora, questa è una richiesta che faccio a lei, e vorrei che comunque il regolamento del Consiglio Comunale, gli articoli del regolamento, fossero rispettati da tutti quanti, anche dal signor Sindaco. Quindi, vabbè, mi sento di bacchettare un attimo il signor Sindaco che fa i selfie nell'aula consiliare. E mi scusi, però lei mi ha chiamato in un'altra occasione trombata e trombona, quindi io adesso uso un termine bacchettare, però insomma è così, abbastanza amichevole. Dai. Quindi Presidente, adesso possono partire forse i miei minuti, giusto? Dai. 5 minuti. Allora, senza ripetere tantissime cose, chiaramente voglio dire ringrazio l'assessore Pini e il presidente di commissione Vincelli per l'esposizione delle proprie relazioni fatte ieri. Ci hanno spiegato bene qual è l'indirizzo politico di questa amministrazione, un indirizzo politico che possiamo anche non condividere, perché poi insomma sono emersi dal mio gruppo consigliare tanti dubbi, tante perplessità, però chiaramente siamo in democrazia e chi vince ahimè governa, e ahimè no, giustamente governa. Però voglio dire questo, ci sono dei percorsi che si possono seguire, dei percorsi democratici che aiutano anche comunque a condividere perlomeno una parte dei lavori, come diceva prima anche il consigliere Vincenzo Di Cristo. Quindi voglio dire, apriamo questi tavoli, cerchiamo i confronti, cerchiamo il dialogo, perché altrimenti diventa veramente complicato insomma andare avanti in questo percorso. Io vorrei partire dal DUP, purtroppo ripeto anche qualche parola detta dalla consigliera Di Stefano, però Di Pietro. Scusate, ma visto l'orario. Allora... Vabbè, insomma, esatto. Selfie, che
È il selfie che mi ha dato un po' la testa. Allora, sul DUP, nel DUP che cosa ritrovo? Intanto parecchi errori, e quindi insomma il fatto di averlo scritto forse anche con quella poca attenzione ripresenta tutti gli errori che c'erano nelle linee programmatiche, quindi già discusse in consiglio comunale e già evidenziati allora. Quindi questo istituto traumatologico, che non è sicuramente il Besta, dal momento in cui è uno degli istituti neurologici più importanti d'Italia, oppure quando si parla del terzo turno notturno, che poi è un quarto turno, oppure, come diceva prima la consigliera Chittò, laddove si parlava del forno di incenerimento pericoloso. Allora, se è pericoloso, cosa facciamo? Lo teniamo ancora così, quindi creando un pericolo per i cittadini? Ecco, ci sono delle imprecisioni abbastanza gravi. Anche laddove si parla comunque, a mio avviso, questa è un'imprecisione voluta, a mio avviso, laddove si parla della città della salute e della ricerca, che si dice praticamente un progetto fortemente voluto dal centrodestra, ma io aggiungerei anche fortemente voluto comunque dalle precedenti amministrazioni, a partire da quella di Giorgio Oldrini come sindaco, per poi arrivare alla precedente, quella di Monica Chittò. Ricordiamo che comunque la città della salute e della ricerca è stata voluta, sì è vero, anche dal centrodestra, anche di Regione Lombardia, a partire da Formigoni come presidente e poi dal presidente Maroni. E ricordiamo che comunque è il più grande intervento pubblico nel settore della sanità attualmente in Italia. E ricordiamo anche che comunque rappresenta un intervento importantissimo dal punto di vista ecologico, con la bonifica di un'area enorme pari a 200.000 metri quadri. Quindi voglio dire, la giusta attenzione per un qualcosa che è di un'importanza veramente a livello nazionale e non solo. Attenzione. Detto questo, quindi tante imprecisioni, e poi, come faceva notare la consigliera Pagani, comunque si sente? Come faceva notare la consigliera Pagani, il discorso che le linee programmatiche che praticamente sono segnate nel DUP, compaiono nel DUP, sono linee programmatiche provenienti soprattutto dall'area che fa capo al sindaco Di Stefano, quindi alle linee programmatiche anche della campagna elettorale di Di Stefano, del sindaco Di Stefano. Mentre io non vedo tutta la parte legata al welfare, al sociale, eccetera, e me la ritrovo chiaramente negli emendamenti mandati poi successivamente. E a mio avviso invece un documento unico doveva essere ben integrato e avrebbe dovuto essere completo in tutte le sue parti, quindi non spezzettato come è avvenuto anche nelle linee guida. Come a rimarcare, io mi occupo di questo, ho la forza per occuparmi di questo, e poi gli altri devono sempre comunque aggiungere un qualcosa successivamente. Secondo me è un po' sminuire quella che è la forza anche della lista civica, volevo dire la forza politica della lista civica. Detto questo, mi manca pochissimo, immagino, quindi è una ricorsa contro il tempo, mi piace l'idea che siano investite delle risorse nello sport per quanto riguarda il centro sportivo Manin, questo l'ho detto anche in commissione, per l'efficientamento energetico. Sappiamo che questo centro sportivo è da anni insomma in una posizione di netta, un secondo, finisco solo questa frase, di difficoltà, poiché da 4 anni non ha comunque l'impianto di illuminazione, quindi mi fa piacere che 242.548 siano stanziate per. Poi la piscina, ahimè, io non vedo nulla, come diceva la consigliera Franciosi, quindi attendiamo che magari, posso? Attendiamo intanto di saperne di più, magari dalla convocazione della consulta dello sport, consigliere Valsecchi,
Io attendo, ma so che lei è una persona seria, eccetera, e quindi da qui a poco si attiverà sicuramente con tutto il procedimento. E quindi ci piacerebbe sapere un pochettino che progetti ci sono per quanto riguarda non solo gli impianti sportivi, ma tutto il tema legato allo sport, che non è solo impiantistica, ma è anche altro. Va bene, basta così. Grazie. Grazie a lei, consigliera Pastorino. Do la parola al consigliere Valsecchi. Ringrazio Presidente e ringrazio tutti voi colleghi per la ricchezza che mi avete dato questa sera, perché tutti, in base alla vostra specificità, siete entrati sugli argomenti che avete seguito in modo specifico e per me è stato un momento importante. Sembra quasi concordato che l'intervento della Pastorino stimolasse un mio intervento, consigliere Pastorino, non era concordato, quindi era predisposto che io avesse prenotato un mio intervento. Non ho scritto nulla di specifico, i miei colleghi sono entrati puntualmente nella disamina dei temi, delle cifre e delle singole problematiche. Mi ha stimolato un po' l'intervento alcune osservazioni che ho sentito. Ho sentito dire all'interno del bilancio quale città è pensata. A me viene un altro pensiero invece. Quale città è stata ereditata? Quale città è stata ereditata? E quale città è stata ereditata? Una delle motivazioni, per esempio, delle situazioni in cui si trovava Sesto è stata quella di una forte partecipazione da parte delle persone a un impegno politico, persone che prima non l'avevano fatto, e non solamente per ideologia politica, ma per voglia di cambiare la situazione che si era creata in questa città. Ho sentito dire città ricca per lo sport, per gli impianti sportivi. Potremmo aprire il dibattito su questo, consigliere Leo, perché insomma a me vedere centinaia di persone buttate fuori dal loro luogo di ritrovo, che era un bocciodromo e che adesso nel quartiere dove vivo io praticamente stazionano nei bar della zona, è veramente triste. E questo non è stato certo valorizzare lo sport. Se in passato Sesto ha avuto dei lustri importanti per quello che riguarda gli impianti sportivi, non mi sembra che siano stati conservati nel modo più ottimale e che noi abbiamo preso in mano un testimone di cui possiamo andare tranquilli nella gestione di questi impianti. Ma il problema è una città non vissuta. Questa è stata la mia molla a volermi impegnare per cercare di cambiare questa città. Senza luogo di ritrovo per giovani, senza un'occasione di passeggiata con degli elementi che favorissero questo vivere la città nei giorni di festa, un'attività culturale veramente marginale, posso dirlo. Io partecipavo a tanti eventi negli scorsi anni, ma troppo autoreferenziali, senza nessuna partecipazione delle persone. Una città così veramente spenta. Cosa abbiamo ereditato? Abbiamo ereditato dei luoghi di ritrovo che potrebbero essere i parchi della città in totale stato di abbandono. E guardate che il degrado di un parco fa sì che se ne appropriano delle persone che poi disincentivano le famiglie a frequentarlo, gli anziani a godere del fresco quest'estate, perché diventano luoghi pericolosi. All'interno di questo bilancio io ho apprezzato, soprattutto nel piano triennale delle opere, degli aspetti che sono un'attenzione finalmente alla volontà di realizzare e superare le problematiche delle barriere architettoniche, stanziando una cifra che diventando spesa corrente sicuramente è un impegno di spesa e quindi qualcosa che verrà senz'altro fatto. Gli interventi sulle scuole.
Certo, delle gocce nel mare, perché qui per rimettere in moto questa città da un punto di vista non solo funzionale, ma a me piacerebbe anche dal punto estetico, trasformare la città in una città bella, una città che potesse attrarre turismo con una valorizzazione delle nostre bellezze, che sono veramente nascoste e veramente sottostimate dal punto di vista dell'utilizzo e della valorizzazione. Mi ricordo una situazione drammatica a livello cimiteriale. Mi ricordo quest'estate, si era qui in agosto, e c'era una situazione drammatica. Vedere che adesso riparte tutta una politica cimiteriale, secondo me, è un risolvere un'attenzione e dei bisogni che hanno i nostri concittadini. Ho sentito dire che la città esige comunità e promozione sociale. Io questa cosa la sto vedendo rinascere adesso. C'è gente che si vuole riappropriare di spazi pubblici come sono i parchi, che è disposta a rimboccarsi le maniche, intervenire direttamente, e questa è una cosa molto positiva perché crea aggregazione, vuol dire recupero di spazi pubblici all'aperto che fino adesso erano in abbandono e che adesso stanno stimolando l'amministrazione, e grazie a questo bilancio che consente di avere della disponibilità in questo senso, a migliorare la situazione. Un parco bello fa diventare più sicura la zona, crea aggregazione e fa migliorare senz'altro quella che è la nostra città. Quindi, a conclusione, ricordando solo, visto che mi è stato chiesto relativamente alla consulta, la consulta partirà a breve, anticipo che il giorno 5 di aprile ci sarà indetta l'Assemblea Generale dello Sport, che è il momento iniziale della nascita del percorso della consulta. Rimando a quel momento tutti i progetti che abbiamo per sviluppare e seguire molto da vicino e con grande interesse lo sport in città. Ritengo quindi che questo bilancio sia coraggioso, perché dà un'indicazione veramente di cambiamento di linee e tendenze, e dare risposta alla gente. Io ho sentito dire che si prendono delle decisioni senza il coinvolgimento, ma io mi ricordo il percorso del bilancio partecipato della scorsa legislatura. Un drappello di persone che girava nei 5 quartieri con dei costi alti per organizzare delle riunioni, che hanno espresso poco se non dell'ordinaria manutenzione. Questo, secondo me, quello non è stato l'esempio di partecipazione evoluta, ma veramente dei percorsi pilotati e non di coinvolgimento delle persone. Io sto vedendo adesso invece gruppi di persone che si stanno aggregando su dei temi a loro cari, e nel momento in cui i nostri assessori riescono ad avere delle risorse, vengono date immediatamente delle risposte ai cittadini. Secondo me la svolta c'è. In questo momento si sta facendo una politica amministrativa pensata per i cittadini. Ho visto degli esempi recentemente su dei temi particolari dove la popolazione è molto coinvolta. Penso alla carenza dei medici di medicina generale, utilizzare questi problemi aggravandoli in certe situazioni, in certi quartieri, e creando veramente il problema solo per fini politici. Mentre invece quella che deve essere la buona politica amministrativa è quella, una volta ascoltati i cittadini, di risolvere i loro problemi. Grazie. Grazie consigliere, do la parola, ha parlato per 8 minuti e 45, do la parola al consigliere Ghezzi. Grazie presidente, ma io sarò molto veloce perché devo dire che stasera direi che i miei colleghi hanno spiegato molto bene quello che è la visione di questa amministrazione. Io sono una persona molto pragmatica, a volte troppo poco politica. Questa città ha bisogno di progettualità. È inutile, io dico, menare il torrone. Abbiamo davanti
una potenzialità che è un bilancio, che è quello che abbiamo ereditato, con il problema economico di cassa già più volte ripetuto, inutile soffermarci sì ancora. È chiaro che per rispondere all'osservazione del consigliere Leo, non è soltanto una questione di spostamento della coperta da una parte o dall'altra. Tirare la coperta da una parte o dall'altra si chiama in gergo strategia. La strategia è una cosa che fa fallire o fa fare successo e sfondare un'azienda. Un'amministrazione non è un'azienda, è chiaro, ha delle altre problematiche, ha delle problematiche sociali molto più incisive, molto più particolari, però la dinamica è la medesima. Quindi mi sembra un po' sminuente quello di semplicemente parlare di gioco, di scelte, tiro di qua, aggiungo di là. C'è una progettualità dietro e si vede dal primo gioco, che è quello dei numeri, perché da un punto bisogna partire. È troppo facile adesso venire a chiedere chiudiamo le partecipate, realizziamo i progetti in 7 mesi. È chiaro che questo non è possibile, questo è assolutamente infattibile. Da qua in avanti, questo è il punto zero, da qua in avanti bisognerà rimboccarsi le maniche. Abbiamo la fortuna di avere, e io questo lo sto scoprendo personalmente interagendo con gli uffici, abbiamo la fortuna di avere dei tecnici all'interno di questa macchina comunale, e questo ne do credito all'amministrazione precedente, che ha comunque messo in piedi, non sempre dappertutto, devo dire, però anche delle persone capaci in certi ambiti. Purtroppo, a seguito però della situazione economica che abbiamo anche ereditato, ci troviamo in merito a specifiche progettualità, io penso in particolare alla viabilità, all'urbanistica, noi siamo con gli uffici, siamo con le risorse tiratissime in questo senso. E quindi da qua ci stiamo proprio impegnando per riuscire a portare a bordo energie ulteriori per poter accelerare anche in questa direzione. Ma questo è un esempio. È un esempio di come una macchina la si può far funzionare bene o la si può far funzionare male. Un'ulteriore osservazione mi stava a cuore. Ieri sera ci siamo trovati dopo il Consiglio Comunale con i rappresentanti dei genitori in merito ai nidi. Ecco, devo dire che la riunione di ieri sera è stata veramente emblematica sul metodo che è stato tenuto in questi 72 anni di governo. Un'ora e mezza di riunione, un'ora e venti per l'esattezza, di riunione fino a mezzanotte passata, di cui un'ora a fare polemica e 20 minuti a chiarire le domande. Tra l'altro senza neanche lasciare la parola agli assessori, al sindaco, alle persone che comunque volevano avere dei chiarimenti, e quindi continuando a parlarcisi sopra. Allora, questo è un metodo che personalmente non mi vede, io intanto ero lì seduto perché chiaramente da consigliere non volevo e non potevo intervenire, soprattutto non potevo, sarei anche intervenuto, ma nel rispetto dei presenti. Ed è spiacevole vedere oggettivamente come l'accanimento prevale su quello che è lo sguardo all'oggettività, perché quando si va a dire chiudete il 20 settembre, che tutte le mamme riconoscono, cioè io ho i bambini piccolini, sono di quel quartiere, abito a 20 metri dal 20 settembre, è riconosciuto che il 20 settembre è una struttura la più problematica di quello che è il fiore all'occhiello sicuramente del comparto educativo degli asili di Sesto, nessuno lo nega, è stato sicuramente ed è ancora una cosa, un'esperienza molto positiva, i miei figli hanno usufruito di questo servizio. E venire a dire appunto, quindi arrivare ai toni che si sono tenuti soprattutto nella riunione di ieri sera agli inizi è veramente una cosa oltre misura che non ha senso d'essere, perché quando alla fine noi andiamo ad offrire di più, questo è l'emblema di come si può governare con lo stesso patrimonio andando a migliorare l'offerta. Davvero, quale eredità? Quale eredità ci portiamo a casa? La consigliera Pastorina ha sicuramente citato i centri sportivi, dobbiamo lavorarci, questo è un problema che dobbiamo risolvere sicuramente, perché abbiamo ereditato, scusate il termine brutto, tanti rottami, perché di fatto di questo si tratta, perché c'è ancora la ruggine dei tempi della Falck, purtroppo. Ahimè, questo è. Quindi io dico solo una cosa, diamo fiducia,
ok? Sfidiamo questo, questo programma, che queste linee programmatiche, le sfidiamo lavorando insieme e costruendo insieme e vigilando su quello che chiaramente è la progettualità che verrà, verrà proposta. E da qui ricostruiamo la città. Grazie. Grazie a lei, consigliere Ghezzi. Grazie Presidente, sarò velocissimo. Consigliera Di Pietro, grazie. Benvenga la fiammella rispetto al buio completo in cui questa città era costretta a vivere. No manutenzione strade, no verde, no adozione di una gestione equilibrata. No, invece con questo bilancio noi avremo chiaramente più manutenzione per quanto riguarda le strade, avremo più verde, quindi non dovremo chiaramente più preoccuparci effettivamente per quanto riguarda la manutenzione per i prossimi anni. E avremo un'adozione di una gestione chiaramente equilibrata. Perego, lei forse non ha ancora capito. Consigliera, scusi Perego, mi perdoni, mi scuso, faccio degno. Consigliera Perego, probabilmente lei è in grande confusione, non ha ancora capito che per quanto riguarda i finanziamenti mutui non possono essere usati per la spesa corrente. Noi su questo effettivamente, io la inviterei domani effettivamente a ritirare chiaramente il suo emendamento. Non vorrei che effettivamente giustificasse un'ulteriore chiaramente sconfitta, visto che delle elezioni su queste cose voi avete perso. Poi per quanto riguarda il discorso della Franciosi, partecipate, consigliera Franciosi, per quanto riguarda, beh, a me sì, mi chiamano Vincelli, non è che mi faccio un problema, scusate, però è giusto. Consigliere, scusa, partecipate, abbiamo detto che sul discorso partecipate, in un consiglio comunale, proprio chiaramente con un suggerimento di piano, il 31 luglio 2018, entro questa data, era un tempo, una data, una scadenza che ci siamo chiaramente dati, in modo da poter analizzare chiaramente le partecipate. Non mi sembrava effettivamente il Consiglio Comunale molto attento sulla questione partecipate ieri sera, visto che probabilmente c'erano anche altri problemi, forse magari più importanti. Consigliera Pagani, anche lei grande confusione, gliela leggo? Ritengo che manifestare è segno di assoluta democrazia. Importante sapere se le motivazioni sono giuste e corrispondono a unica verità. Fomentare in modo strumentale confusione restituisce la stessa partita con l'aggiunta di rabbia. Questo non deve avvenire in una democrazia dell'alternanza. Quindi se noi faremo bene saremo confermati, se faremo male ci andrà chiaramente qualcun altro. Poi, consigliere Leo, sì. Non ci sono consigliere Leo, non ci sono buchi di bilancio, ma ci sono squilibri di cassa. E io l'auspicio che faccio a tutta la città che non ci siano altre sorprese in qualche cassetto. Consigliere Chitò, questa gliela lascio a lei per ultimo. Bilancio partecipativo era un progetto prima delle elezioni del 2017. In ogni quartiere veniva chiaramente premiato un progetto e realizzato. Noi Rondinella sinceramente stiamo ancora aspettando. Grazie, buonasera a tutti. Grazie a voi consiglieri, se non ci sono altri interventi, può chiudere il microfono, consigliere. Ah, sì. Non ci sono altri interventi, sono le 23:49, riprendiamo i lavori domani sera. Grazie a tutti.